Sì, l'elenco dei cartografia. titoli, il registro e le varie osservazioni che ci avete. Graziano è in collegamento dall'ufficio urbanistica, aveva problemi di collegamento, infatti lo vediamo ancora connesso ma non con l'audio. Quindi si può cominciare, prego, assessore. Allora, qui viene chiesto un piccolo ampliamento della zona B3 per ricomprendervi una risede, se capisco bene. C'è un parziale accoglimento, nel senso che l'ufficio ha valutato che una parte del terreno possa effettivamente essere considerato risede dell'edificio a cui si fa riferimento nell'osservazione. Quindi vediamo, questa Antonella immagino sia l'adozione o no? Ok, perfetto. Ok, questo è l'adottato e questa è la proposta di modifica. Vedete, una parte, diciamo, di questo terreno adiacente è stata inglobata nell'abitazione. Bene, ci sono osservazioni da parte dei commissari? Io la volevo rivedere un po', quella adottata volevo vedere, ma non ho capito bene. Magari vediamo anche che cosa chiedeva il richiedente e che cosa Appunto. abbiamo accolto, visto che è parzialmente accolta. Infatti è corretto. Comunque la modifica, Riccardo, la vedi, no? È quella zona di Sì, Via l'ho vista, ma non si dell'Antenna. modifica di tanto, eh. Non li si modificano, lì si modificano, capito? Lo modifichiamo di tanto, eh. Lui Vabbè, chiedeva da qui, tutto questo. sì, da qui si vede che la richiesta era, insomma, significativamente maggiore della parte accolta. Ma ascoltate, io credo che qui Riccardo, lo dica Riccardo, ma lo dica a tutti in generale, si tratti semplicemente di vedere, insomma, qual è la risede effettiva, no, del fabbricato, nel senso che non c'è nessun problema se la risede effettiva è quella a correggere un errore, perché non è che si può tagliare in due il giardino di una casa. È chiaro che i No. problemi si creano quando c'è un'incertezza, no, su che cos'è la risede. Allora lì il tema è un pochino più delicato, soprattutto quando siamo a confine come in questo caso, fra due ambiti abbastanza diversi, cioè territorio urbanizzato e territorio rurale. Scusate, ma non vorrei che fosse il caso, ora io non mi ricordo di sicuro, magari mi può aiutare l'Antonella, che ci sia un fabbricato recentemente costruito, cioè che non era riportato nel plani. Nella cartografia di piano. Te lo ricordi, Antonella? Si può vedere anche con Google quell'area lì? Perché vedete che ci sono nell'osservazione anche si vedevano la recinzione in plastica tipica dei cantieri. Ma il manone, il perimetro che si vedeva prima di quel rettangolo tratteggiato, sarà mica quello? Il fabbricato, la cartografia. Allora comunque lo vediamo da mappa. Se... Ah, Ecco. eccolo lì, sì. E io credo che lì probabilmente ci hanno costruito recentemente un'abitazione, perché a vedere l'osservazione c'erano le foto. Ora, le foto è vero che erano in orizzontale. Ma io non capisco però, o è tutto o è nulla, cioè nel senso questa cosa qui. Infatti gli va data tutta, la casa è stata fatta 7-8 anni fa e non è ancora completamente ultimata, è lì all'incrocio tra via Argin Vecchio e via Antenna. E la Allora risede di se quella lì è tutta, ah. arriva fino in fondo. La risede arriva fino in fondo, li state tagliando la risede.
Ma Come si allora, se c'è un fabbricato che qui non si vede, che è costruito, Non allora ce si n'è può. altri, non ce n'è altri, è quella lì, non ce n'è altri. Beh, allora. No, non ho capito, Alberto. Il fabbricato costruito è quello che vediamo qui? Sì, Bravo, sì, ce ne che non sono è altri. ancora completamente ultimato, ecco perché c'era la recinzione, come giustamente aveva fatto Allora, vedere la Manola. qui si tratta di capire se il giardino della casa è tutto o un pezzo. Io questo, il giardino, la risiede, io questo non lo so valutare. L'ufficio ha valutato che fosse una parte. Noi gli abbiamo preso meno praticamente a filo della casa, questa qua grigia che c'è vicino. Si può anche andare sul posto a vederlo così, appunto, sul posto nel senso virtualmente. Ma qual Ma mi è? sembra Qua, è questa, è questa. corretto, corretto. Non ho capito, qui, qual è la casa? Questa qui bianca? Non c'è il fabbricato, in quella vista lì non c'è Riccardo il fabbricato, perché la fotografia è del 2012, vedi questa fotografia qui? La casa è Vedi dove è il quella. fabbricato e arriva fino? Laggiù un fondo dove è recintato. Dov'è il palo della No, luce? il fabbricato arriva prima, oh, mica fino in fondo c'è il Sì, fabbricato. no, no, la Lo risiede, il risente. fabbricato è in cima. Ma catastalmente, non che sia decisivo il catasto, ma catastalmente un'unica particella. Catastalmente corrisponde, è un'unica particella. Noi in pratica l'abbiamo riportata al filo della casa che c'è nel lotto accanto. No, sono due le particelle, non una, Sì, ma dico quella della risede è unica. Quella oltre la casa è quella lì. Quindi il fabbricato è su una particella e la resede è su un'altra. Praticamente sì, il grosso della risede è su un'altra, perché sulla particella dove c'è il fabbricato c'è poca risede. Capito. C'è un pezzetto di terreno giro giro graffato con Loro degli scritti. chiedevano fino in fondo, mentre noi diciamo gliel'abbiamo dato un pochino meno forse della metà, a filo del fabbricato. Ma ascoltate, qui si va su questioni di quanto si parla, di quanti metri si parla. Io faccio questa considerazione. Comunque l'osservazione per come accolta dall'ufficio gli consente a loro di fare, diciamo, delle pertinenze se le vogliono fare. Quindi io mi attesterei su. Gli consente ovviamente un ampliamento se necessitano di un ampliamento, ma gli consente anche di fare delle pertinenze. Quindi io francamente, se l'ufficio ha valutato così, siccome siamo a confine fra territorio urbanizzato e territorio rurale e quindi ci vuole anche una certa prudenza, se l'ufficio ha valutato così, io non credo che noi gli facciamo un danno, capito Alberto che intendo dire? Perché anche se l'ultima parte gli rimane fuori, hanno voglia di usarla come giardino. L'aspetto dell'inserimento nell'ambito della pertinenza urbanistica ha un effetto sotto il profilo edilizio, no? Cioè se vogliono fare un ampliamento, se vogliono fare degli interventi pertinenziali, ma hai voglia te di usare la parte finale come giardino? Non so se mi sono spiegato. Sì, volevo vedere una cosa. Insomma, la risede ce l'ha, ecco, guardate la proposta dell'ufficio. Gli è stata data 13 metri di risede contro la lunghezza che è 36, no? Se fai l'ampliamento, non so se gli ci rimane lo spazio per fare la piscina o il garage, eh? No, no, per l'amor di Dio, questo. Però ecco, attenzione perché siamo a confine fra territorio urbano e territorio rurale, quindi E diciamo sono di. d'accordo con te. Se è vero come è vero quello che ci siamo detti prima, che possiamo far fare la piscina anche in area agricola, tra virgolette, allora non si pone il problema. Se
se no lo castriamo, perché se c'è 13 metri, dico, se devo stare a 5 metri di distanza da confini con quant'altro, ce l'ho anche dalla parte di sotto, c'ho la strada da una parte, quindi non è che gli abbiamo concesso l'oro del mondo, 13 metri di risede, a fronte di 36 che è l'8, eh. Sì, capisco, capisco perfettamente. E mi sentirei di dire. Perché se fai un offset di 5 metri dalla casa verso la locanda, per intenderci, 5 metri dalla via antenna, lì ci rimane un budello stretto e lungo, dove eventualmente ci colloca l'ampliamento, no? Se lo volesse fare. Ma se volesse fare la piscina o il garage. Manola, dicevo. Te ci confermi, no? Quello che ci, salvo approfondimenti, però te ci confermi quello che ci dicevi prima, no? Cioè c'è una norma, l'articolo 5 del regolamento urbanistico, che prevede che il regolamento edilizio possa, diciamo, a certe condizioni indicare una fattibilità di alcuni interventi pertinenziali anche per il territorio urbanizzato. Questo è il territorio urbanizzato. Diciamo oltre appunto il limite della risede per come individuata nel piano, no? Giusto? Sì. Quindi Alberto, direi che abbiamo una conferma, si tratterà poi di lavorare sotto il profilo normativo, va bene? Vai, perfetto. Nessun'altra? No, io dicevo una cosa, ma quando abbiamo visto le risedi nel piano strutturale, abbiamo dato un tot. Questo discorso qui io non l'avevo presente, quello che si sta facendo ora, anche per il discorso delle piscine, che la gente che non ha osservato e ha beccato una resede tranquilla, capito? Cioè, stiamoci attenti anche a questa cosa. Avevamo dato resedi normali, tra virgolette, eh? No, Sì, ma infatti. Michela, il problema è questo, il problema è che, diciamo, il confine fra territorio urbanizzato e territorio rurale a certe condizioni di legge può essere modificato quando fai il piano strutturale, no? Quando vai a fare il piano operativo, diciamo, normalmente questa modifica non è possibile. Ora, noi siamo arrivati ad una lettura interpretativa d'intesa col coinquilini, con l'ufficio, per la quale se te mi fai vedere, no, che una risede di un edificio è un pezzo nel territorio urbanizzato e un pezzo nel territorio rurale, è un errore, si corregge, ok? Perché non puoi mica tagliare il giardino di una casa a due, no? Però è chiaro che questa regola di buon senso va applicata con una certa prudenza, no? Che è quello che a livello istruttorio l'ufficio ha fatto. Per cui io in questi casi, come ti posso dire, non me la sento, ve lo dico sinceramente, di chiedere all'ufficio di più. Perché già così siamo, diciamo, su un'interpretazione abbastanza estensiva delle norme, corretta ma estensiva. Allora, il ragionamento che va fatto è se sul piano normativo ci sono ulteriori spazi. Mi pare che sulle pertinenze questi spazi ce li siamo costruiti e quindi si tratta di lavorarci. Chi non ha osservato, Michela, chiaro, si può ritrovare dei pregiudizi che anche le norme non riescono a superare, però non abbiamo altri strumenti, capito, Michela? Cioè, se un cittadino un'osservazione non me la fa, e purtroppo io non posso intervenire. Tant'è che ci siamo detti che andrà poi eventualmente fatto un primo atto di correzione degli errori materiali, e poi io, guardate, a chi mi incontra come assessore, no? Gli dico, di fronte magari a situazioni dove non ha fatto osservazioni, gli dico, prendendomi anche, come dire, un ruolo che forse non è mio, ma credo con onestà intellettuale però di poterlo dire, gli dico, guardi, io credo che chiunque amministri la prossima volta dovrà farla quella che si chiama una variante di manutenzione, come minimo, cioè una variante dove te, preso atto, no, di una serie di cose che non funzionano, o che potevano funzionare meglio, fai delle modifiche, cioè questo sta nella storia dei piani e anche nella storia delle leggi urbanistiche, cioè ora noi si fa un passo, credo, importante, no? Ma poi verranno fuori i problemi, eh? Io non penso mica che noi si fa un lavoro perfetto. I problemi verranno fuori, chiunque amministri come minimo quelle che si chiamano varianti di manutenzione, no? Cioè di sistemazione degli errori o delle cose che non funzionano, la dovrà fare. Quindi
Questo dobbiamo dire ai cittadini, credo, tutti, indipendentemente dai colori politici, dirgli: guardate, adesso il procedimento è in una fase per cui chi ha osservato, chi non ha osservato, non ha osservato. Però, insomma, non c'è dubbio che chi amministrerà il comune nel prossimo mandato debba, no, come minimo, no, dico io, fare una cosiddetta variante di manutenzione, cioè una variante nella quale una serie di cose si sistemano. E questo fa parte della storia dei piani, cioè qualsiasi amministrazione ha proprio un piano nuovo, deve mettere nel conto che poi qualcosa non funzionerà e andrà modificato. Per cui credo di dire una cosa corretta, no, in questi termini alle persone che mi incontrano. Corretta è importante, mi sembra, perché se c'è questa possibilità è corretta e molto importante. Ok. Prego, avanti con la 70, no, non la 70, scusate, l'85. 85. 85. Allora, qui si tratta di un'osservazione che fa un'attività produttiva che sostanzialmente chiedeva la possibilità di ampliare al primo piano, al di fuori della sagoma, spiegando che questo dipende da ragioni di staticità del fabbricato, poiché se facesse una sopraelevazione all'interno della sagoma, si troverebbe costretta a chiudere l'attività per il periodo del cantiere con un danno enorme per ragioni di staticità. Ora, qui c'è un parziale accoglimento. Questa è un'osservazione, se mi ricordo bene, Manola, molto complicata e nella quale noi abbiamo cercato di fare il massimo rispetto alle possibilità concrete che avevamo con lo strumento, diciamo, del piano operativo. Quindi io direi, Manola, magari su questo ti lascio la parola a te, che lo spieghi meglio di me, dove siamo arrivati nel parziale accoglimento e niente, insomma. Sì, no. Abbiamo fatto, diciamo, l'obiettivo politico era fare il massimo possibile rispetto ad un'attività, insomma, che vuole, no, poter lavorare, insomma. Infatti non è stato facile Potrà cercare di. espandersi. Sì, però Esatto. non solo di espandersi, Riccardo, hanno la necessità di espandersi senza poter chiudere l'attività, senza dover chiudere l'attività esistente. Quindi ci abbiamo lavorato un po'. Voi vedete la situazione com'è del piano adottato. In pratica abbiamo esteso, se mi ricordo bene, l'area sede. Puoi fare vedere, Antonella, il cambiamento cartografico, perché abbiamo allargato un pochino, ecco. Come potete vedere, come dire, abbiamo inserito una parte del territorio agricolo nel territorio urbanizzato al fine di poterli far fare questo ampliamento che loro necessitano in sfalsato rispetto all'edificio esistente. Poi tutto sommato. Avevamo pensato anche di fare una scheda norma, ma insomma, poi alla fine è stata questa la soluzione migliore. Che abbiamo Manuela, da poter di dire. quanto l'abbiamo ampliata la risede? Questo non me lo ricordo, bisogna misurarlo perché in pratica è una strisciolina, come vedi. Però è quella strisciolina che gli consente di fare questa struttura fuori sagoma. Sentite, io mi sento di dire questa cosa. Però rimettendo all'ufficio la valutazione, se siete d'accordo, come commissari. La necessità, come si capisce dall'osservazione, è quella di potersi espandere rispetto ad un'attività che, insomma, è cresciuta negli anni in modo positivo, nel senso che credo siamo tutti d'accordo sul fatto che, insomma, rende un buon servizio ai nostri cittadini. Quindi io mi sentirei di dare questa indicazione, vista anche l'osservazione che abbiamo visto prima su una casa, no? Cioè, cercate Manola di allargargliela il più possibile la risede, nel senso che se loro, come dire, attraverso l'allargamento della risede riescono a risolvere i loro problemi,
cioè è un fatto soltanto positivo, ripeto. Ora, se capisco bene dall'osservazione, loro in ogni caso, Manola, diciamo così, non vogliono fare un ampliamento attaccato all'immobile, se capisco bene. Non so per quale motivo, forse per ragioni appunto strutturali, non lo so. Quindi andrebbe anche capito questo, no? Se mi pare l'abbiamo fatto in un'altra situazione a Camaiore, se non vado errato, se non si possa, ecco, anche da questo punto di vista, creare un elemento di flessibilità, cioè se il loro Sì. ampliamento lo potessero realizzare non necessariamente attaccato al corpo di fabbrica. Loro dicono che la sopraelevazione non la possono fare per motivi di staticità dell'edificio, sai, magari sono cambiate le norme delle zone la sismica e così via, insomma. Noi, diciamo, con lo studio che avevamo effettuato, secondo noi questa superficie era sufficiente, però certo che lo facciamo questo approfondimento, certamente. Se siete d'accordo, lo chiedo alla commissione, nel senso che. A me sembra necessario, sì. Sì, dico una cosa qui. Sì, ora forse ho capito qual è l'attività. Questa qui è un'attività che quando è nata occupava, credo, una persona. È un'attività che si è espansa molto nel corso degli anni, e credo che anche a livello di occupazione si è andata incontro alle esigenze del territorio. Credo che ora in quell'attività ci lavori dalle 10 alle 15 persone, quindi è un'attività che è cresciuta molto. È un'attività che è cresciuta all'interno della zona agricola, diciamo così, di un territorio agricolo. È un'attività che secondo me va aiutata. Io sono dell'opinione che bisogna cercare di andare incontro alle esigenze di questa attività e quindi di allargare più che si può, ma però bisogna sapere se poi dopo questo allargamento a loro va incontro alle loro esigenze. Se va incontro alle loro esigenze, io sono favorevolissimo, perché è un'azienda che dà lavoro a tante famiglie, è un'azienda che è cresciuta, è un'azienda che è bene mantenere sul nostro territorio, perché non so se poi questa azienda non ha la possibilità di espandersi all'interno del nostro territorio, non lo posso cercare in altri territori, magari anche fuori dal nostro comune. Non lo so, è una domanda, è una Ebbene, certo. riflessione. Nella logica. Certo che noi si possa fare il massimo che la legge ci consente, no? In modo da avere, Sì. come posso dire, la coscienza tranquilla. Poi, una volta che abbiamo fatto il massimo, speriamo basti. E se non basta, chi amministrerà, ripeto, farà le sue scelte perché chiaramente se questo tipo di osservazione, Riccardo, ce l'avevamo avuta nel piano strutturale, gli spazi erano maggiori, capito? Di intervento. Quindi ora si tratta di chiedere all'ufficio lo sforzo massimo rispetto all'ambito, no, individuato, diciamo, in sede di risposta all'osservazione. Ma che è E questo poi rifiuto? cercare, ripeto, siccome mi pare di capire, la rileggevo anche, no, la sintesi, che fanno proprio riferimento alla necessità, mi sembra, di un ampliamento funzionale, cioè di non attaccare il fabbrico, diciamo, l'ampliamento all'edificio di partenza, sempre per ragioni Quindi hanno statiche. bisogno di un laboratorio più grosso, secondo il mio punto di vista, Ian. E allora, se è così, ecco, capire anche sull'ampliamento funzionale, che in qualche caso è possibile se c'è qualche spazio di manovra, quindi sulla resede e sull'ampliamento funzionale. Ma dicevo, quel Okay. disegnino che c'era prima, non ho capito cos'era quel disegnino di prima. Questo qui cos'è? È legato all'osservazione e come loro vogliono fare l'intervento. Ma volevo dire, cos'è quell'affare in alto? Perché non mi Questa è una sembra. sopraelevazione. Aspetta, che Ma è un lo progetto. Sì, è sì, una è struttura. un'ipotesi, no? Loro progettuale, un'ipotesi, vedi? Ma avevano detto che non potevano sopraelevare Ma Questo è un allegato all'osservazione. Questo qui è quello che hanno allegato all'osservazione. quella parte lì non è ancora fabbricata, vedi, Riccardo, cioè Non ho capito. il resto dei fabbricati probabilmente è già di altra natura e non si può essere sopraelevato. Questo dovrebbe essere sostituito e in quel caso anche magari aumentato di volume e altezza. Vedi, questo è l'attuale
E loro ci vogliono andare sopra. Io avevo capito che non potessero andare sopra No, per vedere la staticità. non ci possono andare sopra, non è che ci vogliono. Loro fanno il discorso, l'ha detto prima la Manola, che non vogliono chiudere l'attività, capito? E per questo non vogliono sopraelevare perché ci avrebbero da chiudere l'attività e ci avrebbero dei problemi statici sopraelevando. Quindi loro non vogliono sopraelevare. Sì, il concetto è quello che dice la Michela. Loro non vogliono sopraelevare perché se sopraelevano nascono problemi di staticità. Più in generale, mi viene da dire a me, se l'edificio di partenza ha problemi di staticità, è chiaro che una norma che collega gli ampliamenti all'edificio di partenza rischia di scontare quel tipo di problema. Ora, forse l'ampliamento meno o no, e la sopraelevazione però sì. Allora, io credo semplicissimo, siccome ci sono altre previsioni normative nel nostro piano che avevano altri presupposti e quindi l'abbiamo potuto fare dove abbiamo dato degli ampliamenti funzionali, almeno un paio me ne vengono in mente. Io l'indicazione che mi sento di dare è allarghiamo il più possibile l'ambito dell'area di intervento e cerchiamo di capire se ci sia uno spazio per dirgli che voglio dire, anche se loro staccano, no, la struttura da quella. Da quella adiacente per ragioni statiche, no, per noi non è un problema. Cioè, vi pare? Ecco, io dico questo, cioè diamoli. Sono d'accordo, ma ora in questo disegno qui che si vede cos'è Manola? Che ho visto questo. Ma non il disegno, la cartina, scusate, questa cartina qui con i tratti azzurri. Questo qui è il nostro Manola, GIST, il catastale, è il catastale. solo il catastale, Quindi Riccardo. catastale in linee blu. Ecco, Vedi? ma volevo Se le capire. levo, eccolo qui, se lo levo, vedi? È Sì, ma dicevo, la resede è tutta fino qua giù, la sua fino in fondo al verde. allora, loro sull'osservazione citano la 40 e 1622 tutta. Ok? Ah. No, se invece da stare attenti che dopo gli manchi il parcheggio. Il parcheggio Ma è io già questo qui dicevo. che c'hanno. Come? Questo qui che vede già il parcheggio loro, vedi quello sul fatto tutto in Sì, ma grigio. ora pensavo in serie di allargamento, che non lo so Ah. quanti metri li prenderà il laboratorio che hanno pensato di fare. Capito? Cioè, non lo so. Vabbè. Riccardo, secondo Io me dicevo. Ah, qui la cosa che va fatta, se è possibile, sottolineo quattro volte se è possibile, è allargare il più possibile l'ambito di intervento, no? Per dargli margini di manovra, perché se non allarghi quello, loro non hanno margini di manovra. E poi, siccome mi vengono in mente un altro paio di situazioni dove siamo riusciti a farlo, concedergli una possibilità in questo areale di intervento, in questo ambito di intervento, di muoversi con una certa libertà, capito? Cioè, certo. qui la cosa migliore era una scheda norma. Infatti, Qual è la anche per. difficoltà? La difficoltà è che siamo al confine fra il territorio urbano e il territorio rurale. E quindi con tutti gli elementi di prudenza del caso. Quindi io l'unica cosa che mi sento di dire è a Manola e all'ufficio, se c'è una anche condivisione politica non netta, fate ogni sforzo possibile e immaginabile che la politica si prenda le sue responsabilità di consentire ad un'azienda, insomma, di potersi, io la conosco anch'io questa azienda, ma non è che la conosco sul piano personale, conosco quello che dice anche Riccardo, cioè questa è un'azienda importante che fa prodotti di qualità, che è cresciuta, cioè una di quelle cose che te dici ben venga, che cresca, ecco, che ti dispiacerebbe se prendesse e andasse da un'altra parte perché non trova gli strumenti per svilupparsi a Camaiore. Quindi, come abbiamo fatto in altri casi, si tratta di incoraggiare un investimento di carattere produttivo e siccome tra l'altro, mi rivolgo a Manola da questo punto di vista. Sulle attività produttive la norma è meno rigida che sulle case, per essere chiari. Io mi sento di dire, ecco, che insomma, cerchiamo, ecco, di fare il massimo possibile. Mi pare la politica sia d'accordo, no? Giusto? Sì, io volevo dire Giusto. ancora una cosa, Simone. Dicevo, il top sarebbe poter accogliere quello che loro hanno chiesto, perché avranno fatto uno studio, no? Per fare l'osservazione e chiedere quello che dovevano chiedere. Quindi dico una cosa, Manola, ma voi come ufficio
L'avete ora parzialmente accolta? Avete visto che c'erano già delle cose ostative ad accogliere quello che loro avevano chiesto? Michela, Perché questa parzialmente accolta? io non credo, poi lascio la parola alla Manuela, ma io non credo che loro abbiano individuato la soluzione tecnica, capito? In tecnica intendo dire urbanistica. Loro hanno posto un'esigenza, che è quella che abbiamo detto, no? Ampliarsi significa Sì. diminuire la vita. Trovare gli strumenti è più complicato, cioè non è che loro hanno indicato una scheda norma precisa, credo, correggetemi se sbaglio. Quindi sta a noi individuare lo strumento più corretto, ecco. No, ma quello ho capito, ma loro hanno individuato due particelle, no? Ora l'ufficio gliel'ha in questa occasione parzialmente accolta, perché hanno visto che queste due particelle non potevano essere accolte totalmente. È questo che ti volevo chiedere, capito? Volevo sapere se l'ufficio aveva già visto qualcosa che non andava bene nell'accoglimento totale di questa osservazione. Perché Michela, noi siamo a confine fra territorio urbano e territorio rurale. È questo l'elemento delicato, perché se eravamo dentro il territorio urbanizzato c'era una massima libertà di manovra. Invece, siccome siamo a confine fra territorio urbano e territorio rurale, vale il ragionamento che si faceva prima, cioè correggere gli errori è facile, andare oltre la correzione degli errori è complicato. Ora, qual è l'unica differenza rispetto ad altre situazioni? Che queste sono attività produttive. Per cui la legge sulle attività produttive dà margini maggiori, perché la legge sulle attività produttive consente anche di farle le attività produttive fuori dal territorio urbanizzato, mentre dentro, fuori dal territorio urbanizzato le case non le puoi fare, le attività produttive fuori dal territorio urbanizzato le puoi fare, copianificando la scelta con la regione toscana. Ok? Allora la cosa che dico io è, posto che già la legge è più aperta nei confronti delle attività produttive. Posto che la Toscana, questo l'abbiamo già appurato per altre situazioni, ammette il cosiddetto ampliamento funzionale, cioè un ampliamento che non necessariamente è attaccato fisicamente all'edificio, ma che è nello stesso luogo, no? Nello stesso ambito, per cui funziona come un'unica azienda. Proviamo, se la Commissione è d'accordo, a partire da questi due ragionamenti, a vedere se si arriva un po' più in là. Secondo quello che l'ufficio ritiene sia il limite massimo, diciamo, raggiungibile. Almeno potremmo dire di aver fatto il massimo per un'attività produttiva che è sul nostro territorio rispetto a quello che la legge ci consentiva di fare. Ecco, credo che, siccome sono scelte, no, che implicano delle responsabilità, noi come politica ci si possano anche assumere, insomma, senza tanti problemi. Tutto Volevo qua, dire una questo è quello cosa, che vedo questa io. particella qui verde, no? Dove c'è questo fabbricato, non so se è un fabbricato, questo qui grigio, no? È tutto della proprietà? Particella è? 4, 5, 2? Allora, questa qui dici? Scusami, qui c'è questo capannone bianco qua? Dove? Quale particella Non dici? vedo il Scusami. cursore. Questo. Ah, scusami, sto facendo con l'altro computer. Questa dici? Sì. No, non è proprietà sua. Ah. Si era già guardato. Quindi ben venga l'approfondimento dell'ufficio. Questa la sospendiamo allora. Gli diamo questa indicazione, poi sarà la Manola con Fabrizio in particolare a vedere se si può arrivare più in là. Se non si può arrivare più in là, ce lo diranno. Però noi, insomma, abbiamo fatto il nostro dovere perché si facesse il massimo possibile rispetto ad un'attività che, come veniva detto, è in espansione, è positiva, dà occupazione, insomma. E anche in un contesto territoriale che lo consente lì di migliorare l'attività, perché poi non ha mai dato, per quello che ne so io, non ha mai dato neanche problemi di conflitto col vicinato, cose di questo tipo, cioè. Sì, potrebbe anche essere tra l'altro che di un aggiustamento sensibile della risede, ma insomma non problematico, ne abbiano a sufficienza, perché nell'osservazione ci dicono che una parte del fabbricato non possono sopraelevarla, cioè non possono raddoppiarla in altezza, un'altra parte invece sarebbero disposti a farlo. Quindi probabilmente anche per logiche aziendali loro sono interessati a un'addizione in volume, in superficie, ma parziale, insomma, no? Non in ampliamento
così eccessivo da dover poi pregiudicare nel caso in cui lì non ci siano le condizioni già attualmente a livello urbanistico di dover prendere altre strade. Insomma, mi pare che se si fanno maggiori sforzi possibili in questa fase, una risposta gliela diamo. Vediamo dove l'ufficio riesce ad arrivare. Dai, va bene come indicazione? Allora vado avanti. 92. Qui si chiede una modifica da F4 a B3 e l'istruttore di non accoglimento. Andiamo a vedere. Vi ricordo che B3 è il territorio urbanizzato, diciamo, di carattere prevalentemente residenziale, l'F4 sono attrezzature pubbliche. Allora, qui siamo nel Parco dell'Acquarella, se non sbaglio. Esatto. Quindi ovviamente vedete l'ambito qual è. Se accogliessimo questa richiesta, verrebbe meno la previsione del Parco dell'Acquarella. Osservazioni? Poi, osservazione numero 93. Qui viene, siamo, credo, siamo nella stessa zona di via dell'Acquarella. Qui si dice che invece una parte dell'area, siamo sempre lì, qui si dice che una parte dell'area inserita nel parco sostanzialmente, in realtà è pertinenza di un fabbricato. Andiamo a vedere. E qui c'è un parziale accoglimento da parte dell'ufficio. Ecco, vedete? Torniamo all'adottato. Vedete, ci Abbiamo sono. esteso una parte come area urbana storica, diciamo, ecco. Sì, vedete, ci sono questi due fabbricati che erano rimasti dentro il parco, no? E ci viene chiesto di inserirli nell'area storica, come diceva Manola, questa classificata 2, insomma, per capirsi. Questo, insomma, ci è parso corretto. Ora, il parziale accoglimento forse dipende dal fatto, Manola, che abbiamo a salvaguardia del Di parco più. abbiamo perimetrato un pochino più Un stretto, immagino, pezzettino, l'ambito. sì, preciso. Loro chiedevano di più, se si vuole andare a vedere l'osservazione, ma chiedevano Correttezza, un'area sì. maggiore. Ma io Ma non la riesco a vedere bene questa osservazione qui. io lo so perché riesci a vederla bene, torna, perché ormai ho acquisito una certa esperienza. Torna all'adottato, Antonella. È quello lì, è quello lì. Carlo, li vedi questi due edifici bordati di rosso? Non sono bordati di rosso perché fanno già parte del rosso, sono bordati di rosso per Appunto. identificarli. Praticamente questi due edifici Ah. sono nel celeste ora, capito? Ah, ecco. Hanno valore storico, ma sono nel celeste. Ah, no, perché le vedevo già Nell'F4, rossi. l'area delle Ma invece volevo dire, c'è una striscina nel B3 attrezzature. E noi anche. l'abbiamo tolta dall'F4 Dopo per l'invalidata dato un pochino di osservazione. sede. Andiamo sotto, volevo vedere una cosa. Vedi, Riccardo, l'abbiamo tolti dal celeste e l'abbiamo Ah, ho messi di capito, rosa. sì, allora ho E capito. un pochino di risede. Sì, ho capito. Se volete Antonella. vedere quello che chiedevano, perché mi sembra che chiedessero di più come risede, ora non mi ricordo se la volete vedere. Mi rispondevi a me, Antonella, prima? Jacopo, avevo capito cosa stavi guardando. Te noti nel modificato un B3 lì nel mezzo. E Sì. logicamente quando hanno fatto le modifiche cartografiche, ora c'è l'altra osservazione che vi faccio vedere, va bene? Che abbiamo accolto. Quando sono state fatte le modifiche. Andiamoci subito, Antonella, a questa qui. Ok, Ok, se no dopo non si. Ok, questa è la 90, è la 93, va bene? Che però si va. prima di andarci subito, guardiamo magari, come diceva Manola, per Sì, correttezza, cosa avevano chiesto aspetta. loro Sì, aspettate. intendo sulla 93, Aspettate. eh.
Ah, vedete? Avevano chiesto, insomma, una profondità significativamente maggiore. Ok, andiamo a vedere se siete d'accordo, già almeno si fa un ragionamento solo. Andiamo a vedere quella che ha prodotto la V3, Antonella. Aspetta, la devo trovare il numero, perché ora non so quale sia, aspettate, che non sono in ordine di presentazione. Aspettate un secondo, guardiamo un po'. Aspettate. Perché sono due le osservazioni, perché sono due unità. No, non è questa. Sto andando a tentativi, eh? No. La 101, Antonella? No, sto aprendo, le sto aprendo, ma non sono, non mi ricordo qual è, porca la miseria. No, e delle ghiaie neanche. Dicevo, potrebbe essere la 101, guarda un po'. O No, la no. 106, o la 107. Sono tutte lì vicine, ma non mi ricordo. No, questa non è. Guarda, io sto guardando quelle che sono in via acquarella, la 101. La 106, secondo me è la 107. Guarda un Anche, se, anche secondo me, aspettate. Eccola qua. Allora. Allora, è la 107. Allora. Questa è la 107 che gli abbiamo riconosciuto la B3 dentro perché c'è un edificio. Infatti vi faccio vedere ora. Ok, è proprio questa qui, la 107. Questa Ok, era quella di prima, questa era quella di diciamo prima. questo è lo stato modificato che tiene conto di tutte e due le osservazioni. Quindi Esatto. l'ufficio avrebbe perimetrato, diciamo, per quello che è l'edificio recente in B3 e ha esteso l'ambito degli edifici di interesse ambientale fino a ricomprendere questi due piccoli edifici che erano nel Celeste. Io posso aggiungere una cosa sul piano politico-amministrativo. È chiaro che non c'è nessun interesse a tenere degli edifici dentro il parco futuro dell'acquarella. Nessuna amministrazione, diciamo, esproprierebbe, no? Pagando dei costi assurdi degli edifici di carattere abitativo. E quindi io non vedo motivi ostativi, insomma, ad accogliere questo tipo di osservazioni. Ma come mai parzialmente raccolta? Perché era Perché un ambito guarda, molto grosso. questa qui è quello che chiedeva, vedi? Chiedeva tutto questo anche, vedi? Ok? Quindi qui la logica, Riccardo, è stata, siccome c'è anche delle implicazioni politico-amministrative, no? La logica qui è stata, ok, gli edifici togliamoli dal parco, insomma, perché è abbastanza logico farlo, no? Ripeto, tenerli dentro non avrebbe senso, salvo che uno non li voglia espropriare, ma insomma, quello è un parco archeologico, quindi non è che uno ha interesse a espropriare le case, no? Però ovviamente facciamo un perimetro degli edifici che salvaguardi il parco, no? Questa è stata la logica, insomma. Ok? Quindi a questo punto abbiamo fatto anche la 107. Poi 94. Qui è semplice perché ci viene segnalato che un edificio non è rappresentato nel piano. Sapete qual è la regola, cioè che noi usiamo la base cartografica della regione toscana e non la possiamo modificare, ma sapete anche ormai che se l'edificio è sentito potrà fare gli interventi previsti dal piano a seconda della zona in cui è.
Ok? Qui c'è poco da dire. Poi 95. Qui c'è un problema di pertinenza di un fabbricato che è stata classificata H2 mentre è fabbricato in zona B2. Si chiede che la pertinenza abbia la stessa classificazione del fabbricato e l'istruttore è di totale accoglimento, per cui possiamo tranquillamente andare a vedere diciamo, la proposta dell'ufficio. Ecco, tenete conto, correggetemi se sbaglio, Manola, che qui non c'è il problema del confine fra territorio urbano e territorio rurale, quindi Sei già dentro. siamo dentro il territorio urbanizzato, quindi il margine di manovra è molto più ampio, perché non siamo al confine fra l'urbano e il rurale. Andiamo avanti, vediamo la proposta. Vedete, è stata ricompresa questa quest'area. Vado avanti? Io nel silenzio vado avanti, Presidente, mi ferma lei se ho qualche altro commissario. Un'indicazione da commissari, prego. Ok, allora, osservazione 97. Anche qui c'è un problema simile, cioè il corpo principale dell'edificio è classificato parte in zona 3 e parte in zona B2. Qui addirittura proprio l'edificio è finito in due pezzi. E quindi si chiede sostanzialmente che venga tutto ricompreso in un'unica zona. Eccolo qua, vedete? Io non ho capito. Torniamo all'adottato, Antonella. Perché forse non si vede benissimo di qui. No, si vede. Lo vedi? Lo vedi, Riccardo, che c'è un fabbricato che un pezzo è nell'A3 e un pezzo è nel B2, lo vedi? Il Sì, pezzo che è lo vedo. nel B2 è quello in alto a destra. Mettici la manina, Antonella. Quello è il pezzo che è nell'A3. Facciamo vedere qual è il pezzo che è nel B2. No, 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 Ma no, che sta su. significava tre? Allora, un pezzo è nell'A3, vedi? E un pezzo è nel B2. Antonella, fai vedere con la mano qual è il pezzo in B2. Lì, eccolo lì. Quindi lui dice, qui c'è un unico fabbricato, io ce l'ho un pezzo classificato in un modo e un pezzo in un altro. Chiaramente va classificato tutto nello stesso modo. Andiamo a vedere la proposta. Ma Addio, si che succede? poteva vedere. Ma non si poteva vedere come l'abbiamo preso? No, io non l'ho visto ora. Ho Ma volete visto. vedere un'osservazione o No, volete ditemi no, no, che. la proposta nostra, Antonella. Ah, ok. Non mi sono un po' persa. Allora, questa. Questa è l'adottata. Andiamo a vedere la proposta. Eccola. È tutto in B2. Quindi qui l'unico controllo che deve fare la commissione, se vuole, è per scrupolo, no? Vedere se era tutto da classificarsi a 3 o tutto da classificarsi B2. L'ufficio non ha visto elementi di pregio e l'ha classificato tutto B2, quindi magari diamo un'occhiata alle foto, ok? Ma l'ha classificato B2 o A3? No, era B2. classificato un pezzo B2 e un pezzo A3. Lui dice mettetemelo tutto in B2, che è il solito fabbricato, vi siete A3. sbagliati e noi l'abbiamo messo tutto in B2. L'obiezione teorica può essere perché l'hai messo tutto in B2 e non tutto in A3? Perché è un edificio recente, quindi io dicevo per scrupolo Sì. andiamo a vedere magari lì. Eccolo qua. Ok? Ecco, qual è che era? Io non capisco qual è che era in B2 e quello in A3. Allora, questa è una 3. Questo qui era una 3. Sì. I B2 sono questi di fianco. Aspetta, guardiamo se c'è un'altra foto, eh. Questo è tutto il dietro. Sì, ma non capisco qual è il B2 perché di là è un'altra proprietà. Sì, senz'altro, quello ti dà solamente quello sul davanti, vedi, ti fa vedere solo questo Sì. qui, vedi, la 3. Questo accanto, non so se è di sua proprietà, non lo No, do. no. A lui Ma non ho dice, c'è capito. un unico, lui, Riccardo, lui sostanzialmente dice,
C'è un unico corpo di fabbrica con le stesse caratteristiche, diciamo, tipologiche, sotto il profilo della classificazione degli edifici, no? Poi ti fa vedere quell'edificio lì, che è quello che va classificato, e ti dice: mettetemelo un B2. Ora, che questo Non è suo, edificio. è quello che non capisco, quello che il B2 non è suo. Hai capito? Sì, ma lui pone Dice il questo. problema su A3, però, Ma lui capito? pone, lui dice Ah, questo. ecco. Lui Lui dice: pone il mettetemi il B2 problema da sull'A3 parte in no, che ha che detto Jacopo, non ho è suo, capito? Lui capito. pone il problema sull'A3 che è suo e dice è un B2. Non ti si E sente? l'ufficio dice: hai ragione, è un B2, non è un Sì, B3. non vedevo scritto B2 anche dopo nell'accoglimento, ma ci fosse A3, quello non capivo. Ah, No, ok. c'è, cioè, torniamoci Allora mi sono sbagliato io. alla proposta di progetto. Sì, ma quello dopo. Ecco, Eccolo lì, mi ricordo. vedi Riccardo, qua su, tutto B2, nella correzione. Non ti si No, sente. ti fai rivedere come era prima. Come? Non ti sentivamo. Questo è il prima, vedete, con la 3 andiamo giù. Sì, è giusto. No, no, io la guardavo qui sotto questo qui rosso, dicevo, ma come sempre rosso, non capivo quello. Invece non c'è più il rosso che è qua su, capito? La striscia sopra. Sì, sbagliavo io a guardare. Ok, vado avanti. Osservazione 101. Qui risiamo in via dell'acquarella. E mi sembra che siamo nella stessa zona perché leggo F4. Andiamo a vedere. Ah, ecco, torna su, torna nell'adottato, Antonella. Allora, qui è ancora più facile. La vedete questa riga che taglia praticamente l'edificio a sinistra? Lo sta facendo vedere l'Antonella. Questa casa c'ha un giardino che era rimasto nel parco, che è quella striscina lì davanti. Va bene? Andiamo giù. Gli è stata messa, vedete, il giardino accanto alla casa. È proprio una striscina. Ok? Allora, vado avanti. Osservazione 102. Una cosa, l'F4 in questione, no? Sono funzioni pubbliche collegate all'area del parco. Sì, qui è proprio la previsione. È la previsione del parco questa qui, se non vado errato. Credo F4, Jacopo, perché è un parco archeologico. Probabilmente noi l'abbiamo ritenuto che fosse più da F4 che da parco urbano, per capirsi. Anche perché il parco archeologico può avere bisogno anche, no, di, che ne so, volumi di servizio, no? Pensa a una biglietteria, pensa, che ne so, a qualcosa, no, che ti aiuti a visitare il parco archeologico. Quindi io credo che la classificazione F4 dipenda da questo. Cioè che non è semplicemente un parco urbano, no? È un parco archeologico e quindi di natura museale, quindi ci possono essere anche delle strutture. In questo modo l'F4 ti consente di attrezzarlo con una certa, diciamo, con un certo margine di libertà, ok? Ok. Poi, osservazione 102. Praticamente si chiede di inserire questo fabbricato in B, mentre ora è classificato A3. Si spiega che ci sarebbero necessità di ampliamento. E c'è un'istruttore di non accoglimento che dipende dal fatto che secondo l'ufficio la classificazione corretta è A3. Questa è quasi un'osservazione sulla classificazione, a dire il vero, più che cartografica. Comunque andiamo a vederlo. 102.
Scusa Antonella, ma la proposta di modifica è nostra? O No, è questa è l'osservazione? l'osservazione, no, questa è l'osservazione, è Ecco. non accolta. Lui era in zona A3, l'edificio, quello che si trova in cima alla via del Paduleto, volevo farvi vedere la foto. Si è lasciato in A Allora, perché immagino per che la, noi. questa Ma qui, perché questo si più che. lascia in A? Che ora ve la Appunto, faccio vedere. questa più che classifica, questa più che cartografica nel senso di come Sì, le ma stiamo siccome lui guardando. chiedeva, no, ma siccome lui chiedeva un B, è andata a rifinire nella cartografica, capito? Vabbè, ma insomma, ok, l'importante è Comunque, va vedere. bene. Noi abbiamo, l'ufficio ha optato per lasciarlo perché ci sembra, è da un punto di vista di storico, è questo edificio qua, vedete? Cioè, Ah, questa qui è un'attività che nell'osservazione chiedeva di poter fare un bagno, se non mi sbaglio. Ha problemi con l'attività? Leggetela un po'. Scusate, c'è qualcosa. Questo qui è a 3, com'è classificato? 1. È a 3, aspetta, è a 3-1, sì. Vabbè, qui il tema è quello, Michela, degli interventi pertinenziali, nel senso che, per come la vedo io, vi dico, nel senso che è chiaro che questo edificio è da 1, insomma, l'avete visto com'è intatto, no? Mi sembra, vi dico la mia opinione. Poi questa è un'attività, si vede anche dalla foto, che c'ha già delle attrezzature amovibili, diciamo, nella resede. Si tratta, secondo me, di disciplinare questi aspetti qui, quelli degli interventi pertinenziali. Cioè, un Nei conto regolamenti, è. quindi nel regolamento edilizio. Sì, secondo me sì. Perché è chiaro che questo edificio lo vedete com'è regolare, come fai lì a fare ampliamento. Non... Però invece gli interventi pertinenziali con le strutture, no, di un certo tipo magari ci può essere un ragionamento. Ora in questo momento mi pare di vedere ci sono dei gazebi, magari uno può fare un ragionamento sulle pertinenze. Non so se mi sono spiegato. Però a me mi è parso di capire come nota tecnica che l'ASL gli ha prescritto un adeguamento igienico-sanitario per realizzazione di spogliatoio e bagni, no? Se non le può ricavare all'interno dell'attività, perché hai detto bene, te giustamente, sono strutture stagionali dove viene somministrata la pizza sostanzialmente, no, Simone? Perché lo spazio per l'attività commerciale è molto risicato lì all'interno dell'attività. Se deve ricavare anche l'adeguamento come prescritto dalla normativa, probabilmente non ha più spazio per la somministrazione. Va da sé che le strutture sono prettamente commerciali e quindi non avrebbe più di che somministrare, posto per somministrare. Era questo i termini dell'osservazione. E quello delle strutture precarie è una situazione che te ben conosci da tempo. Diverse, anzi, quasi tutte le attività inciampano prima o poi in questa situazione qua, no? Sicché secondo me va posta particolare attenzione, questa è una riflessione e colgo l'osservazione per farla, va posta un'attenzione su questa situazione delle strutture precarie, perché ce ne sono tante che ne hanno bisogno. E non tutte, ovvero la maggior parte, secondo me, non ha fatto un tempo a fare le procedure che erano richieste fare. Sì, io credo Alberto che appunto questo tipo di problemi vadano affrontati su quel terreno lì, nel senso che mi sembra onestamente che la classificazione dell'edificio sia corretta, no? Per i criteri che abbiamo usato. E quindi il problema delle attività produttive va affrontato su quel livello. Fra l'altro, guardate, a me è capitato anche di studiarlo in un altro comune per ragioni di lavoro e i comuni hanno spazio in base al testo unico dell'edilizia per disciplinare, parlo proprio delle attività produttive, per disciplinare con una certa, diciamo, libertà gli interventi pertinenziali. Quindi probabilmente quel tipo di scelta che ha fatto l'amministrazione, che è positiva, va ripresa, va attualizzata e
e vedere se per questo tramite si riesce a risolvere problemi di questa natura, no? Perché poi appunto è anche corretto secondo quell'impostazione che se a un certo punto l'attività chiude, no? Del tutto, dicono, perché se passa di proprietà non c'è nulla di male, ma se a un certo punto l'attività produttiva viene meno, magari una serie di esigenze vengono meno, no? E quindi uno può anche levare volumi che nel frattempo si sono creati. Quindi proviamo a ragionare, visto che il piano operativo ce lo lascia, Alberto, uno spazio di una rivisitazione di quella normativa lì. Ok? Simone, ti volevo dire un'altra cosa. Nell'osservazione dice che comunque sia l'edificio, specialmente al piano terra, ha subito delle trasformazioni a livello architettonico che secondo l'osservante non lo rendono più di pregio architettonico. Questo che valore ha se ha avuto delle trasformazioni interne? Interni poche, no? Poco, nel senso che all'interno chiaramente ti puoi muovere con una maggiore libertà. Guardalo, guarda la foto, Michela, lo vedi? È un edificio simmetrico, regolare, cioè onestamente lo dico, io lo dico, cerco di essere onesto intellettualmente, poi gli errori in buona fede si fanno tutti. Mi sembra che per i criteri che abbiamo adottato è corretta la classificazione. Come si fa a dire che quello è un edificio recente? Non si può. Quindi il problema di quell'attività va risolto su un livello diverso, che non è secondo me la classificazione dell'edificio, ma è la rivisitazione delle norme sugli interventi pertinenziali, che già noi ammettiamo a certe condizioni. Poi, come Alberto ricordava, c'era una finestra temporale in cui si potevano regolarizzare certe situazioni. Insomma, è chiaro che va ripresa a mano quella normativa, perché alcuni sono rimasti fuori dalla possibilità di risolvere problemi, e quindi noi i problemi li dobbiamo risolvere perché è il compito della politica risolvere i problemi. Quindi, però, non si risolve con la classificazione dell'edificio, ecco, perché non si può dire che quello lì è un edificio moderno. Capito, Michela, che voglio dire? Quindi va risolto in un altro modo il problema, ecco. Allora, segniamocelo e andiamo a rivedere la norma, perché qui insomma il problema glielo ha risolto per lo spogliatoio e per il bagno. È un'attività, si vuole andare incontro all'attività e gli va risolto in tutte le maniere. Ok, quindi qui Quindi segniamo. che dobbiamo fare con questa? Ma allora, a livello cartografico, secondo me non si può fare niente di diverso da quello che ha fatto l'ufficio. Sul piano normativo, il piano operativo apre uno spazio, l'abbiamo già visto, sugli interventi pertinenziali. Alberto, che per ragioni professionali quelle norme le conosce, fa riferimento al fatto che l'amministrazione fece già una delibera dove dava delle possibilità sugli interventi pertinenziali. Il problema è che quella delibera, rispetto alle situazioni pregresse, diciamo, dava un tempo di regolarizzazione. Alcuni lo sapevano, ne hanno colto l'occasione al volo, altri non lo sapevano, sono rimasti fuori da questo treno. Poi c'è tutto un problema legato al limite di quella norma rispetto al massimo, diciamo, di, no, ampliamento che si può fare. Però poi c'è anche la possibilità del Consiglio Comunale di derogare in determinate situazioni. Insomma, va ripresa quella normativa e va visto se si può migliorare. Il piano questa cosa la lascia intatta e va fatto questo, insomma. A prescindere, dico, da questa situazione, che ci serve a richiamare alla mente, come diceva giustamente Alberto, il problema. Ecco. Però io non vedo qui il modo di dire che quell'edificio lì è moderno. Quell'edificio lì è classificato giustamente, no? Vi torna. Allora vado avanti. 103. Siamo in via dell'acquarella. Non so se questa è uguale ad alcune che abbiamo già visto. È già uguale, è uguale, mi sa, vero Antonella? È quello uguale al 107, l'altro pezzo dell'altra B3 qui, è l'altra Ok. osservazione. Allora l'abbiamo già vista. Poi 105. No, 100. Come no? Aspetta, 105. eh. Ok, perfetto, sì, scusatemi, 105. Ma sostanzialmente qui abbiamo allora. Qui c'è un hotel e c'è un terreno adiacente. Noi abbiamo, ma mi sa che l'avevamo già vista o una simile abbiamo visto.
Noi abbiamo praticamente messo in due zone diverse di piano l'hotel e l'area pertinenziale, se capisco e mi ricordo bene. Quindi si corregge questo errore. È così, Antonella? Aspettate, eh? Sì, no. Allora, ve lo dico subito. Allora, qui nella zona, nell'attuale è zona 1B, ok? Quest'area qui dietro è di proprietà del D4, Che è un ok? hotel. Dell'albergo. E chiede semplicemente che lui già ci parcheggia, lo usa come albergo quest'area qui, e chiedere che sia inserito all'interno della zona D4. Quindi, detta in sintesi, è la pertinenza di un albergo, torna anche dal punto di vista della proprietà, e lui chiede di cioè, lui dice: ma avete inserito quest'area come pertinenza del fabbricato nel rosa, ma in realtà quest'area è di pertinenza del fabbricato nel D4, ok? Cioè il proprietario del rosa non c'entra nulla con l'area dell'albergo che era stata inserita nel rosa, corretto? Corretto. Allora, se non ci sono osservazioni, vado avanti. Osservazione 106. Allora, qui si chiede di inserire un fabbricato nella cartografia, vale la stessa cosa che abbiamo sempre detto: non possiamo modificare la base cartografica, è quella della regione Toscana, ma l'assenza dell'edificio nella cartografia non ha rilevanza urbanistica perché ciò che conta è che l'edificio sia legittimato, dopodiché si applicano le norme rispetto alla zonizzazione in cui ricade l'edificio. Ok? È la cosa che ormai abbiamo imparato a memoria. Poi, 107 l'abbiamo vista prima, 108. Anche qui c'è di mezzo un hotel. Si chiede di poter inserire nell'albergo un'area di pertinenza limitata per consentire di sviluppare l'attività. Allora, vedete, l'albergo è questo qui, di 4. L'area in questione è questa qui, H2. Andiamo alla proposta di modifica. Vedete, si propone di inserire quest'area di 4 insomma, come pertinenza dell'albergo. Si può Ovviamente andare a qui, vedere. sì, ovviamente qui siamo nel territorio urbanizzato e quindi, diciamo, il margine di manovra è ampio. Quelli Anche qua. se mi sembra che la pertinenza ce l'avesse già all'albergo, è buona. E quel D4 lì è una zona di risulta di una scheda norma che abbiamo introdotto ora. Infatti questo lo volevo capire anch'io, Jacopo. Dopo. Prima era No, una zona di allora, risulta. la cartografia che avete visto, logicamente, come vi ho detto prima, sono le cartografie che noi abbiamo visto. La ST41 era quell'area legata all'osservazione 151, legata alla cartiera. Ok? Questa qui che vedete qua, va bene? Ora vi porto a vedere la zona, un secondino. Scusa Antonella, solo per saperlo, ma la proprietà dell'area è unica o è già divisa? No, allora, la proprietà dell'ST41 è un altro personaggio, è un altro personaggio, e la D4 è il proprietario di questo, Cioè, dell'albergo. per essere chiari, l'albergatore è proprietario solo Del dell'area. Ok, D4, D4. Sono perfetto. Sono due mondi diversi, via. Sì, sono due mondi diversi. Ok, va bene. Vedete questa qui, dove c'ho il mouse io. E quindi lui lì che ci potrebbe fare? Un Pertinenze parcheggio? dell'albergo, per esempio una piscina, per esempio Ma io. un parcheggio, cose così. Io, cioè, qui parliamoci chiaro, è proprio
una valutazione anche politico-amministrativa, perché qui siamo nel territorio urbanizzato, no? Quindi Sì. limiti normativi non ce n'è. Questa è un'attività produttiva. Io sono favorevole nel senso che tutto quello che va nella direzione di consentire, no? Un ampliamento lì, Riccardo, non ci può essere fatto, ecco, tanto per essere chiari, perché di mezzo c'è una strada pubblica che è via Vittorio Alfieri. Ci possono essere fatte opere di natura pertinenziale, quindi un parcheggio, una piscina, cose così. Ora, poi non so neanche se c'era già la piscina, No, ma però io per volevo esempio. capire, siccome l'avevo visto quella divisione, siccome mi sembrava un lotto unico, e qui c'è una parte di 4 e un'altra parte S, non capisco, si è detto che sono due proprietà, di, sono Sono proprietà separate? diverse, mi dice l'Antonio. Infatti, anch'io questo lo Sì, volevo capire. sono diverse, sono diverse. Questa parte qua che va da verso le case fanno Anto, parte di. sono poni il catastale. Ecco, sì. Sono due particelle, sono. Sì. Peccate, aspettate un secondo che vado Infatti, qua, a me mi sembrava una, per questo che ho detto, Non la volevo vedere. abbiate furia, aspettate un attimo. Ma no, furia non ce n'è. I tempi del mio computer sono molto Stai lenti. tranquilla, Antonella. Noi approfittiamo dei tempi del computer per meditare, Bravo, no? bravo. Eccolo qui. Non è un mappale unico. Io non lo so Antonella, leggere, qual è? quindi per capirsi, il 42.317, il Ah. 42.8 e il 42.319 sono di proprietà del Dell'albergo. proprietario dell'albergo. Mentre questi mappali 42.299, 42.297, 42.763, 42.296, se lo leggo bene, sono terzi, cioè sono soggetti terzi diversi dal proprietario dell'albergo, capito bene? Benissimo. Ok. Tenete presente che l'H2 era già individuata come area su cui si poteva, no, sviluppare futura pianificazione, quindi E tutto va. quell'H2 accanto? Quello lì? Quello rimane così. Lì non c'è nulla. No. Non hanno fatto osservazioni, per cui. L'unica osservazione che fu fatta, ve lo ricordo, su questa H2 qui, però le abbiamo data perché c'era quel residuo nel piano strutturale, è un invariante quest'area qua H2. Era Sì, quell'altro lotto, vi ricordate? ricordate che la cartiera, la proposta era di trasferire la volumetria su due aree di lido, ma una non era possibile perché c'è una tutela del piano strutturale, perché c'è un'alberatura, cioè Relitti c'è della. È dunali, sì, dei relitti, sì, forestali, una cosa un del genere. relitto di un'area dunale, no? E quindi il piano strutturale la protegge. Io sono un po' in dubbio su questo, devo dire la verità. Nel senso che lo sono in ragione del fatto che mi sembra che sia diciamo, un contesto in cui quegli H2 lì hanno un valore che poi può essere riconosciuto in futuro nella pianificazione, cioè non in questa fase. No? Allora dico, vabbè, una parte riteniamo che in ragione di una previsione ugualmente importante su un'altra parte del territorio possa essere sacrificata, mi riferisco all'atterraggio del quartiere. Per quella porzione lì accanto. No, Però non ti ho capito, Jacopo, quello che hai lo detto, scusa. so, Riccardo, abbi pazienza, ma sono un po' in difficoltà perché sono raffreddato. Comunque lo No, ripeto. no, per capire quello che dicevi. No, dicevo, quella parte in quell'isolato lì che è fra la via, come, la via Maddalena, quella lì, la via Umberto Maddalena e la via Vittorio Alfieri d'angolo, c'è una parte di quelle particelle che abbiamo ritenuto di voler sacrificare per atterraggio della previsione della cartiera, no?
Poi però, leggendole insieme, quegli H2 lì che abbiamo individuato come riserve del piano operativo, mi sembra che abbiano un valore dal punto di vista ambientale, capito? Tutte insieme, perché non è che le neghiamo se lasciamo soltanto le altre due, no? Però questa di 4 qui, in effetti, insomma, un po' di spazio ce l'ha già di per conto Ma suo. però Jacopo, scusa se intervengo, ma leggendo l'osservazione dice, nella cartografia allegata si indica che l'area inserita in D4 adiacente all'albergo non è di proprietà. Quindi questa qui davanti all'albergo non sarebbe di proprietà dell'albergo, allora cambierebbero le cose. Non ne ha la disponibilità, se ho capito bene. Dico una cosa, io infatti io ho delle perplessità anch'io, quest'area qui, ma su tutte le aree lì, No, ma perché io dicevo, quella di quattro che c'ha davanti l'albergo mi sembra parecchio grande come pertinenza, può sfruttarsela senza andare a cercare l'altra, però se c'è scritto che non è di sua proprietà, mi volete verificare quello? Allora, quella accanto che te dici, forse Michela, voleva dire quell'altra, eh? scusatemi, allora, Michela, mi sembra di aver capito che si riferisce a questa qui, giusto, Michela? Quella qui Sì, accanto. Antonella, sì. Non è di proprietà sua. È quella lì che non è di Capito proprietà. qual è il problema? Bravo. Per Non è di quello proprietà. che è limitato, perché se era sua era un altro discorso, ma così è limitato e la chiede di là e può insomma aver ragione. Ragione Michela, l'osservazione nasce proprio in questo contesto qui, Capito. perché Jacopo vedeva correttamente un ambito ampio, ma non ce l'ha lui in realtà quell'ambito ampio, perché non è suo. Capito qual è il problema, Jacopo? E quindi, non essendo suo, lui non ha margini per sviluppare l'attività. Ora io dico questo, poi Ma Jacopo aveva un la problema diverso. commissione valuterà. Io dico questo: queste aree H2 non sono aree di salvaguardia, sono aree per lo sviluppo futuro del piano. Ok? Sviluppo futuro del piano vuol dire, per essere chiari, che la prossima amministrazione, alla prima variante che fa, potrebbe decidere di utilizzarle in tutto o in parte per scopi ovviamente di sviluppo. Allora, la cosa che dico io è, abbiamo appurato che quella in mezzo nessuno la tocca perché è tutelata dal piano strutturale, no? E quindi nessuno la tocca quella in mezzo perché ci sono dei valori ambientali cristallizzati nel piano strutturale e toglierli fortunatamente non è possibile. Le altre due H2 chi amministrerà potrà tranquillamente, chiaramente, no, in una logica di interesse pubblico, pianificarle. Allora io dico, attenzione, perché questo ambito, diciamo, dell'H2 vicino all'albergo, che è di proprietà dell'albergo, io non credo che ci possa essere un'utilizzazione migliore di quella che ci viene proposta, cioè un aiuto all'albergo ad offrire servizi di maggiore qualità, senza edificazione. Cioè, non vorrei che poi dopo il risultato è che noi gli diciamo di no e che magari nel prossimo piano Jacopo, accanto all'intervento residenziale che c'è già, ne nasce un altro. Capito che voglio dire? Cioè, attenzione anche a questo aspetto, perché ora ci chiedono di legarla ad un albergo, quindi con un impatto, diciamo, non volumetrico o volumetrico molto, molto residuo, perché lo so che ci potrà fare il garage, ci potrà fare la piscina, ci potrà fare un parcheggio. Un domani quell'area potrebbe ritornare in gioco per interventi più invasivi sotto il profilo territoriale, perché siamo nel territorio urbanizzato in un'area che è proprio destinata allo sviluppo futuro. Per cui attenzione, ecco, cioè ragioniamo anche in questi termini. Poi vale quello che diceva la Michela, che io mi ero dimenticato di dire nell'illustrazione. Cioè, l'albergo non è proprietario dell'area a destra, diciamo per capirsi, lato monte, accanto all'albergo inserita in D4. E quindi lui dice: io ho un problema che non so dove organizzare i miei spazi pertinenziali. Ecco, insomma, teniamone conto perché si tratta di un albergo e noi, insomma, abbiamo scritto nel piano strutturale che uno degli obiettivi è dare modo alle strutture ricettive di svilupparsi. Quindi. E io allora ti dico un'altra cosa. Io vedevo tutta l'area di 4, anche quella dove qualcuno vuol far calare un indice di edificazione. Io quest'area qui,
l'avrei vista nell'ottica che dici te, proprio tutta l'area di 4 che poteva essere pertinenziale a una struttura ricettiva. E Perché sono le secondo me. proprietà che sono diverse, capito, Ho Riccardo? capito, sì, ho capito, capite, sono le proprietà diverse, ma se io includo tutto la classifico tutta così, che siano diverse le proprietà e si adattano le proprietà. Ma ora forse non lo puoi fare. Io comunque sono d'accordo con Simone su questa osservazione. Cosa non puoi fare? Non lo puoi fare di metterglielo, perché questo glielo fai perché osserva lui, ma le altre ormai sono già da piano strutturale, penso non le puoi Ma le cambiare altre sono H2, le solamente. lascio H2, no? Non le modifico, non ci faccio Sì, calare e appunto, quelle degli altri proprietari, dici. non ci faccio costruire. Tipo, No, cosa? no, non ho capito che dicevi, Riccardo. Questo, tutto questo qui che è Cioè, H2, no? l'H2 iniziale, lo sai, allora, i terreni, le particelle di cui adiacenti a quella dove verrà messo il D4, ci vengono tre o quattro villette, non lo so quante, Sì, no? allora ho capito bene quello che dici, però E come fai a cambiarglielo ora se loro non hanno osservato? lascia in H2, non si accoglie l'altra osservazione, restano in H2. Non si può essere così talebani, cioè la mia non è una proposta di questo. No, ma ho capito, per dire quello che la Michela dice, non si può, si sta modificando quell'H2 Certo, vabbè, ma scusa, Simone, sull'osservazione. l'ho detto chiaramente, no? Cioè, allora, quelle aree lì H2 non sono aree, se, sono aree che in questa fase abbiamo deciso di, anzi, nella fase di adozione abbiamo deciso di non impegnare e Sì, di. ho capito bene, ma quello che noi abbiamo deciso di non impegnare, non è detto che si impegna fra 5 anni, Ma eh? non è mica che si impegnano per Appunto. No, tutto, perché ogni se ora. si pensa già che queste sono No, no. frutte che fra 5 anni si edificheranno, allora, cioè, Oh, vivo ma mio. guardate, quella a Essendo un mezzo. territorio urbanizzato, si è sempre detto che l'H2 può diventare edificabile, essendo un No, territorio proprio non voglio dire una urbanizzato. cosa, quella a mezzo non diventerà mai Quella mai, edificabile, sì, hai ragione, giusto. perché lì c'è una tutela del piano strutturale. Vi dico di più, se nel futuro piano uno, no, trova altre aree che meritano tutela a livello di piano strutturale, lo può fare, eh? Cioè se fossero sfuggite delle aree. Quindi quella a mezzo mai potrà diventare edificabile. Una, diciamo, è già per metà, no? Area di atterraggio di un altro, diciamo, di un'altra scheda norma sulla quale poi si possono avere opinioni diverse, ma insomma l'abbiamo già discussa. Ora, qui si tratta di stabilire se la residua metà, no? Di quest'area la si vuole dare o no in pertinenza all'albergo. Io mi limito a osservare che se viene data in pertinenza all'albergo, io grandi sconvolgimenti edilizi non li vedo perché l'albergo la organizzerà come area pertinenziale. Se resta Giusto. libera, chi amministrerà potrà decidere diversamente. Tutto qua, io facevo un'osservazione No, ma è giusta la tua osservativa. osservazione, dico mica che è sbagliata. Avanti. Se non c'è nessun altro, sì, direi di sì. Dobbiamo segnarci che su questa c'è un'articolazione del voto. Può essere. Sì. No. Allora, per Riccardo sì, per Alberto se ho capito il cenno della testa, no, però insomma basta anche uno solo ovviamente per Me segnare. va bene come proposta dall'ufficio. Ok, allora Antonella, segniamoci che su questa serie di voto magari bisogna. Poi, 117. Si chiede praticamente l'inserimento di un terreno nella zona urbanizzata e mi pare di capire dalla sintesi che non ci sia un problema di resede. Se leggo bene la sintesi ed è così, ovviamente non può essere accolta, insomma, per ovvie ragioni. Andiamola a vedere. Vabbè, vediamo. Ecco, questo bisogna vedere. Qual è l'area? Vabbè, vedete, non è un terreno, insomma, agricolo. Poi 120.
Qui si chiede l'allargamento del limite della zona RVA, quindi qui, questo dovrebbe essere un nucleo rurale, fino alla confinante viabilità pubblica via Bucine. A vedere questa. E qui la risposta dell'ufficio è negativa, nel senso che questo, ecco, forse va spiegato perché è il primo caso, forse così. Qui noi dobbiamo stabilire dov'è che finisce il borgo rurale e dov'è che inizia il territorio agricolo, diciamo, aperto. Secondo l'ufficio, il borgo rurale finisce dove è stato attestato il confine attuale. Magari vediamo appunto quello che va visto per verificarlo. Scusate, devo un attimino fare un'operazione perché mi si è piantato il programma. Devo uscire e rientrare. Aspettate 5 minuti, che devo fare? È così. Ma l'aria è questa qui, scusatemi, volevo far vedere l'ortofoto, ma non riesco a connettermi con l'altro schermo. È questa qui l'aria, vedete? No, io non la vedo. Ah, ecco, ho capito perché non riesco più a. Cosa vedete voi, scusatemi? Si vede la previsione di piano. Ecco, è questa cosa rosa, giusto? Si dice Io non riesco a cromatico. capire. Io buono Stefano, me l'hai spento. No, Sono stabile rosso con una striscia rosa, quello lì. Oddio, che lavori ragazzi. non lo trovavo. Ora che devo fare? Ho perso la connessione, scusatemi, Stefano, non mi perverso. Aspetta, condividi. Aspetta, forse ce l'ho fatta. Oh, vediamo un po'.
Non vedono, perché non vedono Stefano? Vediamo ora perché non Ecco, vedono. ci siamo, oh, meno male, giù. Ce l'ho fatta. Sarebbe questo, guardate, vado sul mouse, vedete il giallo? Vediamolo, vediamo intermittenti, sì, è lui. Perché non mi dura. Ecco, la parte che loro vogliono ampliare è questa qua giù, dalla strada fino agli alberini. Vabbè, è chiaro che lì il borgo rurale non c'è, no? Siamo tutti d'accordo, credo. Arriva qua gli alberini, il borgo, eh? Ma non ho capito bene, chi arriva fino a... Allora, dove ci Allora, sono il gli borgo alberi? arriva. Perché si dice già che c'è il limite di un borgo rurale lì? Ai limiti Eccolo del qui. borgo. Allora, il borgo finisce qui. Vedi, Riccardo, dove c'è il grigio, va bene? Ok? Lui Sì. chiede che tutto il borgo vada anche qui. Vedi? Qui. Allora, Questo rettangolo. il borgo, vedete, inizia in basso a sinistra, no? Poi, chiaramente, Cinquini in particolare, insomma, d'intesa con L'ha l'ufficio, chiuso lui. hanno attestato, no, il limite del borgo dove c'è l'ultimo edificio, vedete? Allora, lui dice, l'osservante, no, metteteci tutta l'area fino alla strada. L'ufficio dice no perché, no, non è possibile. Ora, l'unica cosa, questo lo dico per correttezza, siccome questo edificio qui gli passa proprio la linea di confine addosso, ora non si vede in Google Art l'edificio. Ah, eccolo, no, si vede, scusate. Forse un pezzettino gli si potrebbe dare. Ecco, ora arrivare fino alla strada, no, ma un pochino di spazio all'edificio diamoglielo, cioè si è fatta anche in altre situazioni. Siete d'accordo, Io commissari? sono d'accordo, ma poi Simone dice Ah, un'altra siamo. cosa. Lui dice che ha già fatto una strada d'accesso dalla strada che va all'abitazione. Per questo anche che lo chiede che venga inserito nel borgo rurale. C'è una strada da che dà accesso all'abitazione dalla strada quassù, come dice lui. Boh, non si capisce, però sai, Michela, lì poi se ci fosse andrebbe capito. Una strada nell'area agricola mi sembra un po' strano, Ma qua giù c'è un altro edificio. dove? E questo arancione che si vede qui in basso, vicino alla strada. Dici qua? Questo qua? No, che E non lo so, aspetta, guarda se ci si va Polomino, aspettate un è? Casomai secondo. quello, casomai quello. È fuori Che dal ci ho borgo detto che però, anche è quella è stata fuori, una eh. scia per realizzarla, guarda un po'. Il borgo non c'è qua, aspettiamo un attimo, andiamo a Oh, vedere. era per Dov'è? capire. Sì, vado a vedere Colomino, un Un conto è secondo. se non c'è nulla, un conto è se c'è un edificio. Insomma, teniamo presente che il confine fra borgo rurale e territorio rurale è uno di quei confini dove sul PO si può lavorare serenamente, perché non è il confine fra territorio urbano e territorio rurale, eh? Quindi. Ok, devo rinvenirvi dove siamo. Qui. Ok. Eccolo qui. Siamo qui, mi sento. Ecco. Allora, andiamo un po', eh. Mi danno quando vado così? Oh. Ecco. Ok, allora, questo è quello che si vede dall'alto. Ah, ok. Ok? Questo è quel terreno che è dell'osservazione, ha solo questo cancello. Vabbè, di cui poi Che so, ovviamente dice risulta che la c'aveva una casa. strada, l'hai visto? Che ha presentato una scia nel 2006. Ma non No, so a non quale c'è strada si riferisce, strada, però. un accesso carrabile, ha chiesto un accesso carrabile, una recinzione, qualche quella. Eccola qua. Lì Ah, non ok. c'è nemmeno una casa lì. Qui dentro no. C'è questo giardino qui, vedi? Mi Io farei sono conto che... per dargli un po' più di spazio, questa è la mia opinione. Cioè, mi Io sembrerebbe visto che c'è sbagliato. un cancello, io guarda Simone, da questo cancello qui accede alla strada lui. E accede alla casa, scusatemi.
e No, viceversa. Secondo Scusate, me ma alla c'è casa la non ti casa o non c'è la accede. casa? Secondo me non ti Lei da quanto accede. gli lasci mai? Ci accede di qua. Ora ci proviamo ad andare, Quindi accede solo al campo con questo. sì. Lui ci accede di qua alla casa. La casa è questa qua. Questa qua, vedi? E lui c'ha tutto il giardino dietro, vedete? Ecco, lui accede di qua. Ah, ok, va bene, avevo capito No, diversamente. casomai Antonella è che gli Sì. abbiamo tagliato il Ma giardino, mi noi sa. siamo rimasti gli abbiamo dato un go. Ah, ho capito, no, Capito allora è come abbiamo corretto. ragionato? No, allora è Non si è corretto. tagliato. Cioè, voi avete attestato il confine su questo muro. Certo, e c'era questo filale di alberi, capito? Va bene, dai, per me è Perché corretto. se te vedi poi anche, scusate, ritorno qua, se vedi anche la Madonna. Ma perché io avevo scambiato l'edificio pertinenziale per un edificio principale, invece Ah, ho capito, sì. quell'edificio che si vede dall'alto a confine è già una pertinenza. Ho capito, ho capito. Esatto. Vedi, Ho ci siamo capito. Cioè, attestati questo con te qua, edificio vedi? su cui passa la riga è già la pertinenza della casa che è dietro. Ho Esatto. capito, Questo è il muro di confine con questo edificio che è nell'agricolo, capito? ho capito. Io non ho osservazioni, Va bene? Fate Ora voi. ne ho meno io. Perfetto. Chiaro, permesso per procedere. Avanti. Vai. Siamo alla 121. In realtà la 121, Antonella, noi l'abbiamo già vista. Te Aspettate. correttamente l'hai rimessa qui, ma noi l'abbiamo già vista perché Aspetta, questa guardiamo, guardiamo. Aspettate, aspettate, si guarda, è. Oh, ve l'anticipo vero? io. Ah, Questa è sì, l'osservazione di Lega. Questa è è l'osservazione. vero. È andata a rifinire qui perché siccome c'era quella modifica abbiamo inserito l'H4 al lido, non so se ve lo ricordate, nel Ricordate che parco. alcune associazioni legate alla tutela dell'ambiente ci hanno chiesto di inserire una norma speciale su alcune aree Vi faccio vedere. ad alta valenza ambientale e noi l'abbiamo inserita questa norma, si vede nella parte normativa, introducendo l'H4, giusto? Esatto. E chiaramente l'Antonella per correttezza, cioè la Manola, l'Antonella per correttezza No, no. ce l'hanno rimessa qui perché c'è anche una modifica cartografica, ma l'abbiamo Sì, già era qua, vista. vedete, ora ve la faccio vedere, vi faccio vedere la modifica cartografica, così già Sì, si ma vede l'abbiamo già tutto. vista, dai. Sì. Modifica. Aspettate che non la trovo, eh. Ah, forse tra quelle che me la devono ancora sistemare. Comunque, non so se ve la ricordate, era la zona, era questa qui. Vedete? Che c'è stata inserita l'acqua 4. Sì, si è vista Visto nella parte quando si parlava normativa. della normativa, è vero, sì, si era già visto quando si parlava della normativa. Poi osservazione 128. Allora, qui se capisco bene, chiedono una modifica della perimetrazione B2, che in parte sarebbe stata accolta rispetto ad un edificio che aveva fatto osservazione. Allora, scusate, la 120, stai guardando la 128, Simone? Allora, questa qui bisogna rivederla perché è tra quelle che mi deve ancora fare la modifica al Cinquini, perché lui me l'aveva mandata ma c'era un errore. Va Per bene, cui preferisco rivederla dopo quando ce l'abbiamo fatta a modo, ok? allora la saltiamo. Sì. Poi, osservazione 129, fatta dall'ufficio lavori pubblici. Qui c'è la richiesta di Allora, 129, ok? parcheggio la un nuovo seconda. parcheggio. Aspetta, come si è detta questa? Parzialmente accolta. Dov'è? Perché non c'è neanche questa? Dio, buono. No, ma questa te lo dico io perché. Te lo spiego io, Antonella. Posso parlare? Parla, parla. Senti. Sì, mi sto annodando, scusatemi, Non dimmi. t'hanno dare, lo so io perché non c'è, cioè l'ho capito al volo perché ormai ho una certa esperienza. Perché questa qui riguarda l'esigenza di avere un parcheggio nella zona della via della Serra, esigenza che ha posto anche Riccardo Erra in una delle ultime sì, commissioni. Va bene? ok.
E il massimo che si poteva fare era, nella scheda norma che abbiamo già visto in Via della Serra, individuare il parcheggio. Quindi noi qui ci limitiamo a dire che nell'ambito della scheda norma che abbiamo già visto e discusso lungamente in commissione, STT.6.1, questa Abbiamo messo il esigenza viene parcheggio, almeno abbiamo messo il fatta. parcheggio. Sì, ok, ora mi ricordo, ok. Quindi avete capito, commissari, l'ufficio lavori pubblici pone l'esigenza di un parcheggio in quella zona e noi diciamo il massimo che si può fare lo abbiamo fatto nella scheda norma 6 STS.1. Va bene? Vado avanti. Ma io onestamente lo dissi già quando abbiamo approvato quella scheda norma, quella lì non risolve il problema del parcheggio della serra, eh? Perché il parcheggio in sé, No, perché il no, è parcheggio. per ritardo, te l'hai detto, no, ma non ti voglio interrompere. No, Io mi limito ad osservare che in questa fase noi non possiamo andare a individuare un'area di un altro proprietario perché siamo nella fase delle osservazioni, quindi chi verrà, chi amministrerà potrà fare una variante e individuare un'area ulteriore, insomma. Intanto c'è una risposta legata alla scheda norma che c'è, ecco, tutto qua. Diciamo che no, il tuo punto di vista è condiviso anche dall'ufficio lavori pubblici che ce l'ha segnalato, quindi mi verrebbe da dire che chiunque amministrerà si porrà il problema, Riccardo. certamente. Poi, osservazione 130. Ecco, qui l'abbiamo già discussa perché su questa osservazione c'era già quella del proprietario, vi ricordate? Via Santo Stefano, la Pieve, l'abbiamo già discussa e quindi la novità è quella, no, di un convenzionamento all'uso pubblico del parcheggio delle suore e il superamento di questa richiesta. L'abbiamo già discussa, Antonella, quindi possiamo andare oltre. Mi ricordo, sì. Poi, Ma più vecchia fonda volevo fare qualche. qui c'è un'individuazione di un'area, anche qui dove secondo l'ufficio lavori pubblici ci starebbe per un parcheggio in via Appunto. Vecchia Fonda alla Pieve. La voglio vedere perché non ho capito Sì, perché lì è in ogni caso possibile. anticipo che ovviamente noi non possiamo accoglierla in questa fase perché siamo nella fase delle osservazioni, non si può mettere una nuova previsione espropriativa senza interpellare il proprietario, però diciamo questo sì. Segnaliamo che la proposta ha una sua Sì, serietà e ma volevo vedere rilevanza. anche dov'è perché non conosco quella via vecchia Io la fonda. illustravo, Riccardo, intanto. Insomma, la Ah, ok. valutazione che ha dato l'ufficio urbanistica è che appunto la cosa possa essere di interesse per future scelte pianificatorie. Vediamo dov'è. Via Vecchia Fonda alla Pieve. È dietro la scuola, è dietro la scuola. Dove? Dietro la scuola. Riccardo, rimane, è il campo, praticamente è il campo dove veniva fatta la sagra alla Pieve. Ah, dove si giocava anche a pallone. Ah, Perfetto, scusate, scusate, fermi. È dentro l'F4? Infatti. E di che si parla allora? Sì, è Va dentro cambiata anche l'F4, Simone, è dentro l'F4. l'istruttoria, eh. Hai voglia te dentro un'attrezzatura di organizzare un parcheggio pubblico? Ci mancherebbe altro. Non è un problema. Nell'F4 ci possono essere delle aree di sosta, ci mancherebbe altro. E Saranno allora? magari a servizio anche dell'attrezzatura, ma possono essere anche a servizio della cittadinanza, no? Mi spiego, mi sono spiegato, commissione. Ma allora Poco, questo è poco. sbagliato il È parere. sbagliata, Posso? secondo me è sbagliata l'istruttoria. Senti, no, siccome l'abbiamo vista con Fabrizio questa, allora se la commissione è d'accordo, gli si dà una ricontrollata perché un conto è il parcheggio annesso alle eventuali attrezzature che ci possono essere installate. Forse un conto è un parcheggio ad uso della popolazione. Quindi approfondisco, se siete d'accordo la questione e vediamo. Manola, ma il punto, io mi sono stato frettoloso.
Non è che voi avete sbagliato istruttoria, è che secondo me, perché se uno ti chiede la P gialla, è chiaro che la P gialla non ce la puoi mettere, però va segnalato nell'istruttoria che è possibile realizzare un parcheggio a servizio delle attrezzature e quindi realizzando un parcheggio a servizio delle attrezzature puoi dare una risposta anche al bisogno di parcheggio che c'è nella zona, no? Questo va segnalato. Mi sono spiegato, commissari? Approfondiamo. No, ti sei. Graziano. Allora, lì il parcheggio ti ci viene molto male. Primo perché dovresti tirare o tiri giù un muro vecchio, e non so se lo puoi tirare giù il muro vecchio per entrare dentro, oppure hai un passaggio, ma molto stretto, dalla parte della scuola. Dalla parte della scuola c'è un passo che entra dentro, però dalla parte di Ma là è c'è un difficile passo entrare che dalla parte. entra dentro, Graziano. Ma il parcheggio è sopra, è in salita, eh? Arrivare lassù ti viene da ridere. No, no, che quello. Ascolta, ci sono andato io con la macchina lassù, quello lascia perdere. Ci si va, non è che non No, ci si no, va. ma te Quello. ci arrivi con la stradina, ma per arrivare sopra il campo c'è da montare, io mi ricordo così, poi. No, c'è la strada che arriva nel campo, c'è la strada nel campo, ma è quella strada piccolina che c'è che monta su. Cioè, per fare un bel lavoro dovresti aprire da dietro, da via Marchetti dovresti aprire il muro, ecco, mettere dietro. Graziano, Graziano, Vai, dilla, dilla. no, ma io volevo dire una cosa diversa. Io non dico che ci deve venire il parcheggio, seguimi. Magari il parcheggio, hai ragione te, non ci può venire, no? Non lo so. Mi fido di quello che Può dici venire un e parcheggio. vedo anche, mi fido di quello che dici e vedo anche la delicatezza dei luoghi, aggiungo, ok? Dico solo che nelle F4. No? A livello dico di norma, nelle F4, i parcheggi a servizio delle F4, cioè delle attrezzature classificate F4, si possono fare. Quindi, se un ci viene, nessuno ce lo farà mai, ok? Se ci può venire, la norma lo consente. Poi, come dice giustamente Manola, si possono fare parcheggi a servizio delle attrezzature, ok? Quindi, questo non vuol dire in automatico che il parcheggio è aperto a tutto il paese, ma siccome lì c'è un'attrezzatura di interesse collettivo rappresentata, no, dalla parrocchia, dalla chiesa, eccetera, eccetera, nulla vieta di fare un convenzionamento con quella struttura rispetto al parcheggio che ci può venire, esattamente come è stato fatto con le suore, ok? Poi se il parcheggio non ci può venire, questo è un altro paio di maniche, fra l'altro è anche un ambito, insomma, ambientalmente delicato quello lì, con cui bisogna andarci in punta di piedi, come posso dire. Però io lo volevo soltanto dire perché forse nell'istruttoria poi fa bene la Manola a confrontarsi con Fabrizio, invece di dire no secco, si può dire guardate, vi segnaliamo che nell'ambito della normativa sulle attrezzature si possono anche fare dei parcheggi a servizio delle attrezzature. Poi dopo c'è tutti i problemi che dici te, Graziano, e che capisco perché. Un po' i luoghi li conosco, l'altro giorno ci sono andato a prendere la figliola che era a fare gli scout e un po' li stavo guardando anche ora. Quindi mi sono spiegato meglio ora. Ma io voglio, sì, ti sei spiegato, ma io ti ribadisco, lì il parcheggio, se tu entri da dove hai detto te, Graziano, per me non ce lo puoi fare, perché secondo me va in salita, perché te arrivi alla casa laggiù, alla chiesa, diciamo alla canonica, non so come si chiama, e di lì, se no, altrimenti c'è un dislivello di 2 metri. Io mi ricordo, ci ho giocato a pallone la vita lì, quindi dalla stradina che dici te a sopra. O arrivi in cima alla casa, ma è difficilissimo, no? O c'è un dislivello di 2 metri. Se poi invece lo fai e tiri giù il muro che c'è in via dei Marchetti, sì, lì ci entri bene, lì ci puoi entrare, però non so se si può tirare giù quel muro lì. Poi l'area, io la vedo anch'io, come dice Simone, molto delicata quell'area lì, eh? C'è Oh, una ma lì terra. non è da farci parcheggio, il Ah, parcheggio lì non va ecco. bene. No, ma io dicevo quello, cioè come fai ad entrarci dentro? Scusa, allora sì, Questo sono no, d'accordo, perché ti hai dicevo, o passi dalla parte di là e c'è quella stradina piccolina che c'è, che se ti ci trovi due macchine non ce la fai a ragione. girarti, Appunto. o se no, dovresti aprire il muro che c'è in via Marchetti, neanche quello in via Vecchia Fonda, in via Marchetti. Ma come fai a tirare giù quello lì, se no, che sicuramente la sovrintendenza ti dà un parere favorevole neanche a tracciarlo quel muro lì. Sono d'accordo allora.
l'altro mi ricordavo ora, Lucchesi, che già c'era il parere contrario della sovrintendenza per il box che c'è dentro, la tettoia che c'è stata fatta per la sagra. Sicché. E quindi. Bene, ma la previsione che abbiamo fatto di attrezzature, di servizi accessori è la più pertinente, no? È evidente. La lettura è complessiva di tutta quell'area lì, sia sul complesso religioso della Pieve, sia sulla scuola, sia su quel terreno lì accanto. Dopodiché, quello che sarà possibile farci si vedrà in una fase progettuale. Segnalo anche che in quella zona lì, tra l'altro, ci sono degli spazi a parcheggio, delle nuove possibilità anche con una convenzione che recentemente ha fatto l'amministrazione. Scusatemi ragazzi, io devo uscire, lo volevo comunicare. Grazie. Ok, ciao, grazie. Manola? Manola? Dimmi. Dicevo, senza stare a perdere tempo, che vi facciamo perdere tempo inutilmente, anche alla luce della discussione che c'è stata, io mi limiterei a dire nell'istruttoria. Restano impregiudicate le facoltà previste dalla norma per le aree F4, così non c'è da fare neanche tante discussioni. Siamo d'accordo? Certo, Perché poi questo, è scritto nella norma, che problema è? Poi dopo appunto, progetti vedranno no, quel ma che è dico, possibile senza chiedere alla fare. Manola di ripassare da Fabrizio, scriviamo una cosa tautologica, no? Come posso Va bene, l'ho dire. Va bene. notato. Questo è semplice, non la complichiamo, dai. Appunto. Poi, osservazione 132. Qui chiedono di inserire un'area di pertinenza nella stessa classificazione B2 data al fabbricato, l'istruttoria di accoglimento. Quindi direi che si può andare direttamente a vedere la proposta dell'ufficio. Allora, questo è l'adottato. L'area B2 è quella che vedete cerchiata. Vedete, guardate, è stata inserita una striscina, vedete? Quella lì che vi fa vedere l'Antonella. Torna su all'adottato, La voglio Antonella. vedere. È proprio questa striscia, vedi Riccardo? È una striscina, eh? Comunque, se Riccardo la vuol vedere, ovviamente No, la ma mandiamo a vedere. ho capito, ma lì non è che c'era una strada, non capisco, che c'era prevista una strada? No, No, qui no. una volta. Me la fai vedere qual è l'area, scusa. Torna Antonella, torna un po' all'approvato. Sì, però dicevo, la striscia quella arancione che vedete è una viabilità del progetto. No. Se, al di là che c'è, però carrabile, capito? Non l'abbiamo prevista nel Ah, piano. però era quella, dici. Ok. Allora ti faccio vedere in Google, la vuol vedere? Sì, era Scusa, scelta strada. torni un attimo alla proposta di modifica. Aspetta un attimo, Antonella. Sì, eccomi. Allora, questo è l'adottato, va Sì, bene? vai alla proposta di modifica. Ecco la proposta di modifica. Abbiamo inserito No, dico, non questo. riguarda la strada la proposta. No, Ok. assolutamente, no, 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 no. Se vogliamo andare a vederla su Google, Ma andiamo a come vedere, ma mai? insomma, si ragiona di una striscia, ecco. Sì, non si ragiona di nulla, ma volevo capire il perché di quella striscia. Aspettate, eh. Allora, siamo a vado, mi sembra. Andiamo su. Siamo qua su. Allora, siamo qua. Abbiamo incluso questi manufatti qua dietro. Vedete? Questi. Non ho capito. Abbiamo, allora, la B2 che abbiamo allargato va ad includere questi edifici qua che ho il mouse sopra io. Allora, guarda, faccio vedere. Aspetta, eh. Allora non è una striscia. Allora, guarda, aspetta, te lo metto qui, guarda. Allora. Aspetta. Sì, Riccardo, immagino siano delle pertinenze, eh. Andiamo a vederle. Sì, no, ma voglio. No, 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 certo. Aspetta, perché ecco. Allora, vedi questi edifici scuri? Sono questi che te vedi nell'ampliamento che abbiamo dato. Dove c'ho la manina, vedi? Sì. Nell'adozione era così, erano fuori, erano questi qua. Ok, eccoli qua, che sono questi
Questi qua. Sì, che a occhio sembrano delle pertinenze, giusto? Oppure. Sì, perché tutto insieme, vedi, cioè non c'è, fa parte tutto della stessa proprietà. Cioè, sarà un garage, sarà qualcosa di Non questo tipo. so. Eh? La vedo Sente tu. tutta. Che Che hai detto? possiamo vedere l'osservazione, magari guardiamo se ci sono delle foto, Sì. ok? Va bene. Allora. Aiuto. Organizzazione, modifiche, osservazioni senza persone. Siamo alla 132, sì. Ma e poi fa parte della stessa sede quella lì o sono particelle diverse? Aspetta, eh. No, quelle particelle che lui cita sono quelle lì della proprietà sua, no? Ora aspettate, vediamo se ci mette delle foto, eh. Eccole qui. Guardate, sono questi edifici qua che vedete qua. Riccardo, volevo sapere Dimmi. se la particella di questi edifici, chiamiamoli così, di Sì. cui stiamo parlando è la Sì. stessa di quella della casa. Aspetta che si guarda, eh. Aspetta, allora. 15. 1795. Allora. Catastale. Catastale. Allora, eccola qui. Allora, la 2596 è il catastale che fa parte della proprietà B2. Eccolo qua, finisce qua. Dai, è corretto quello che ha fatto l'ufficio, cioè la particella catastale è unica, dai. Va bene. Va bene. Ok. Poi, osservazione 135. Si chiede la modifica del PO per realizzare in zona agricola E1. Si chiede una modifica cartografica, del PO per realizzare in zona agricola E1 un parco avventura. E allora, è chiaro che dal punto di vista cartografico non può essere accolta. Insomma, vedete, siamo nella località Canal Grosso a Casoli, siamo in pieno territorio rurale, non può essere accolta. Vabbè, Dopodiché, ma questo no, qui, no, ragazzi. aspetta, fatemi finire, voglio finire il ragionamento. Dopodiché, i parchi avventura a certe condizioni si possono fare, nelle aree rurali, cioè. Appunto. Quindi non è che lui può fare il parco avventura, perché se io attrezzo degli alberi con delle attrezzature leggere, problemi non ce ne sono. I problemi dei parchi avventura possono essere se io comincio ad avere esigenze, no, di costruire dei volumi, magari a servizio del parco, o se ho bisogno, che ne so, di avere un parcheggio grande, cose così. Ma il parco avventura in sé non è che è impedito dalla classificazione. Credo anche che noi in qualche caso, in qualche modo lo abbiamo anche scritto. Ora è un argomento su cui anche Jacopo se n'era interessato. Quindi il parco avventura in quanto tale si può fare. Altre cose chiaramente no, ecco. Allora bisogna cambiare il parere E delle forse si può strutture. precisare, forse si può precisare che nei Sì, limiti della norma. magari senza impegno di suolo, non lo so, che un comporti edificazione, ma l'altro, secondo me, io lo farei fare, anche perché è un motivo di valorizzazione delle nostre colline. Sì, per essere chiari, se io metto dei percorsi di collegamento fra un albero e un altro, sono attività edilizia libera, no? E noi l'abbiamo ammessa nel piano, per cui forse la cosa che si può precisare è questa, che ovviamente quello che è fattibile attraverso l'attività edilizia libera e che è compatibile con la destinazione d'uso dell'area è fattibile. Se siete d'accordo lo possiamo precisare. Ora, Manola. No, dicevo, abbiamo giustamente detto che non si possono fare modifiche cartografiche, no? Nell'osservazione 135. Però precisare che il parco avventura, nei limiti di quello che è consentito dalle norme, si può anche fare,
io questo lo metterei perché banalmente i parchi avventura sono delle aree verdi dove tra un albero e l'altro ci sono dei percorsi, no? Che sono fatti con delle corde, con delle attrezzature che non hanno rilevanza edilizia. Per cui fino a quel punto ci si può arrivare. È chiaro che poi altre cose diventano più complicate. Quindi magari Simone. una precisiamolo, no? Fermo restando le facoltà concesse dalla norma, modifiche cartografiche non sono ammissibili. Va Simone, bene? sì, l'ho annotato. Io sono d'accordo con quello che proponi, perché secondo me c'è un tema di fondo su questa roba qui, cioè bisogna capire quello che si intende. Io sono d'accordo con te che se pensi a Parco Avventura mi immagino quella roba lì. È fuori di dubbio. Però non è detto che tutti intendano la stessa cosa, perché ci sono Certo. effettivamente delle situazioni molto diverse in cui, insomma, sono necessari volumi o sono necessarie attrezzature particolari con interventi che per quella classificazione territoriale lì non sono compatibili, salvo poi ulteriori verifiche, insomma, di carattere fisico sullo stato dei luoghi che, insomma, prescindono da considerazioni urbanistiche. Però ecco, dire Parco Avventura non vuol dire per tutti la stessa cosa, e la norma non credo che venga in aiuto, tra l'altro, perché non è che ci dice che cos'è un Parco Avventura. Però tendenzialmente Antonio, sono molto d'accordo con quel prima di che ovviamente tutto, dice Riccardo, nel senso che se puoi venire fra un quarto d'ora mi faresti un favore. Va sono bene? Fra un contento quarto d'ora, di vai. Sì, grazie. Ciao, sentire. ciao, ciao. Riccardo, microfono Riccardo che c'è. Grazie. Va bene così, Quindi quindi. siamo tutti d'accordo nel chiedere all'ufficio di precisare che resta impregiudicato ciò che la norma consente. Va bene? Quindi si cambia l'istruttoria, invece si scrive non accolta, si dice accolta nei limiti che... Allora, potrebbe essere un parzialmente accolta dicendo che la norma, no, consente alcune cose ovviamente nei limiti della norma stessa. Ecco, cioè spiegare al cittadino che in realtà alcune cose Però le può fare e altre no. Come dice voglio Jacopo, sapere una il cosa su Parco quello che ha detto Avventura Jacopo. è un termine di per Però sé. non vorrei cambiando l'esito dell'istruttoria parzialmente accolta, visto che loro chiedano un campeggio e un locale ricettivo, io non vorrei che configurassero un po' di Allora sì. confusione. No, ho capito, però qui nella Se voi sintesi siete questo non era d'accordo, lascerei riportato. non accolta con la precisazione che ha fatto l'assessore. No, però loro dicono un'altra cosa, Manola, Non scusa. dicono questo, io allora lo leggo di No, non dicono questo, Manola. Loro dicono: noi abbiamo già un locale ricettivo e un'area da destinare a campeggio. Quest'area qui di cui parlano loro sarebbe vicino, capito? È un'altra area. sì, ho capito. Appunto. Quindi, anzi, sembra quasi che Può loro vedere non abbiano bisogno di un... l'osservazione, Antonella? Può vedere l'osservazione? Questo è A d'accordo. questi li va detto, chiaritevi le idee su cosa volete fare nel Parco Avventure, perché probabilmente i volumi che vi servono per le funzioni di servizio già ce l'avete. Ma forse, Jacopo. scusa, allora le idee le hanno già chiare, nel Esatto. senso, Magari eh? loro l'hanno già, cioè forse noi ci si faceva un problema, di specie non c'è. Secondo me questa è parzialmente accolta, cioè Sì. nei limiti, Se mi si... no? Quello che consente la norma potranno attrezzare un'area verde, ok? Ma io Sì. voglio capire cosa intende Jacopo per Parco Avventura, ecco, perché lui ha detto può Quello che ci richiedere la sono. costruzione. No, 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 volevo capirlo io. No, non è che lo perché intendo io, Riccardo, ti dico la che ho legge visto. volevo dire cosa si intende, cosa intende la legge per Parco Avventura, se prevede anche la costruzione, eccetera, eccetera. Volevo capire questo, perché avevi la preoccupazione? No, io non ce l'ho una definizione precisa di Parco Avventura, io non ce l'ho, però hanno visti in diverse situazioni territoriali alcuni fatti in modi diversi. Poi è chiaro che il principio è lo stesso, no? Quello di avere un'esperienza, tra virgolette, acrobatica o comunque, insomma, un po' particolare in un contesto naturale, siamo d'accordo. Però se te guardi, per esempio, il Parco Avventura, mi viene in mente che è a Bagni di Lucca sulla Lima, non è lo stesso. Cioè, non ha le stesse attrezzature,
perché non le può avere proprio fisicamente, di quello che è a San Romano Garfagnana o che è a Fabbriche di Vallico, capito? Cioè sono situazioni in cui è chiaro che si parla di percorsi acrobatici in contesti naturali, però ogni contesto ha uno specifico diverso, capito? Appunto, lo precisiamo che va bene al parco avventura, ma con le limitazioni, no? Riccardo, io l'estate vado in Calabria, no? In Sila c'è un parco avventura e lì c'è le attrezzature che collegano un albero all'altro e fino lì nessun problema. Poi c'è un casottino piccolino dove ci tengono le attrezzature e lì. E poi c'è un bar e ristorante, no? Chiaramente in quest'area qui il bar e ristorante non ce lo puoi fare, no? E c'è già. Però c'è già probabilmente, quindi secondo me è parzialmente accolta nel senso di dirgli, guarda, la norma, no, ti consente già di fare un cioè di attrezzare l'area con attività che non ha una rilevanza edilizia. Ok, questo si tratta di dirgli. Va bene? Allora si può andare avanti. Manola, allora che si scrive? Manola? Sì? No, quindi noi proponevamo di dire parzialmente accolta nei limiti ovviamente consentiti dalla norma rispetto ad attività, diciamo, non rilevanti sotto il profilo edilizio, va bene? Certo. Ok. Poi... allora qui c'erano vari aspetti, uno normativo che abbiamo già visto a suo tempo e uno che riguarda invece la classificazione del fabbricato. Si viene chiesto che venga classificato da P4 a B2. Qui in realtà P4 è un errore, ormai lo sapete, diciamo la classificazione giusta è P2 e tra l'altro il cittadino chiedeva appunto che se fosse stato nella zona P2 fosse ammessa, come dire, la possibilità di eseguire alcuni interventi ammessi dal PO per altre situazioni, cosa che noi abbiamo precisato nella parte normativa. Quindi qui c'è un parziale accoglimento perché effettivamente viene corretto l'errore da P4 a P2. Mentre non ci sono le condizioni per classificarlo B2. Andiamo a vederla, magari. Dicevo, fra una decina di minuti si può interrompere, che ho un appuntamento, per favore. Certamente. Siamo alle 6, tanto, sì, che va bene. Questa qui sarà già vista, no? In adozione, poi riguardava anche le schedature, che abbiamo solamente corretto in cartografia la zona P4. Perché io non so, nell'osservazione loro ci allegano questa cartografia, però nel nostro piano operativo è già 2 questo edificio, per cui noi andiamo solamente a mettere il P2 e basta. Vabbè, poi è chiaro che questa non è una zona B, insomma, mi pare evidente. Esatto, esatto. Vabbè, la stessa quindi in sostanza, vabbè. Esatto. Adesso si mette solamente il P2, sì, come modifica cartografica facciamo solo il P2. Poi, osservazione... 147. Praticamente c'è un'area di riserve, se capisco bene, che è finita in P2 mentre l'edificio è in zona B2 e quindi si cerca di riallineare questo aspetto. Come in altre situazioni c'è un parziale accoglimento, quindi immagino che una parte dell'area sia stata inserita in B2 e una parte no. Andiamo a vedere. Aspettate un secondo che mi sto annodando. Oddio, scusate. ,147, ok, eccola qui. Allora, questo è l'adottato. E questo è modificato. Cioè, se abbiamo, Antonella. Sì, abbiamo inserito. Aspetta, ecco, allora qui finiva qui il confine. Era attaccato alla casa. Vedete? Sì, sì. E gli abbiamo dato un po' di respiro dandogli questo pezzetto qui. Okay. Ok,
Io quando si dà un po' di respiro sono favorevole. Sì, anch'io, però mi sembra un respirone questo video. Allora, volevo vedere perché a Vogliamo volte si può vedere, dai. vedere se è un Guarda respiro, su diciamo, Google. corretto o se è un respirone, come dicevi Sì, prima. vediamo un po' se è un respirone piccino o grosso. Aspettate un secondo, eh. Bellino, vi capo la parola respiro? Carino, Sì. vero? Prende Prende l'idea. l'idea. Aspettate, eh. Devo vedere dove siamo. Allora. Allora, 29. 2001. Allora, vado qui. Si va, porto foto. Chiudo. Chiudo. Vediamo il catastale, non ci si capisce nulla. Eccolo qui. E gli si è dato questo pezzetto qui, vedete? Sì, io devo Questo. dire che a vederlo dall'alto corrisponde effettivamente alla conformazione dei ruoli. La chiusura, vedi, eccolo qui. E Ma dove siamo qui? qui siamo dietro la via Italica. Sì, siamo fra il cavalcavia e l'autostrada, mi pare. Sì, diciamo, questa è la ferrovia e questo è il cavalcaferrovia, esatto. Sì, Sulla dietro la Glaria, bravo, sì. La Glaria è questa, giusto? Sì. Ah. Questo. Ok, Vabbè, per me va bene, avanti. poi osservazione 150. Qui c'è una pertinenza che sarebbe finita in zona H1 e Ah, mentre ok. andrebbe riaccorpata con l'edificio che è in zona D1. Allora, questa qui io ve la faccio vedere, ma è sbagliata questa cartografia qui. Me ne sono accorta. Ora io ve la faccio vedere, però è sbagliata, perché è proprio sbagliato questo H1 qui. Me la deve rifare, perché semplicemente hanno fatto la modifica cartografica. Vi faccio vedere intanto l'osservazione qual è, se la volete vedere ora. Se no, Facci vedere sì. qual è il problema, Antonella. Il problema sta in questo: quando hanno fatto la modifica, loro chiedevano solamente una parte di queste. Allora, partiamo da qui. Allora, l'H1 inizia da qui, lo vedete? Comincio Sì. la manina io, ok? E chiedevano semplicemente una porzione di questa parte qui, e è stata fatta, che è questa, vedete? Però mi hanno modificato anche questa qua dietro, che non l'ha chiesta nessuno, Ok. capito? Loro mi devono semplicemente ricambiare la cartografia, rimettere l'H1 anche qui dietro e abbiamo dato solamente questo pezzettino qui davanti. Ok. Ok. Va Va bene? bene, non ci sono Ok. questioni, no? Io ve lo faccio vedere, questa è sbagliata, però è già tornato a casa dal Cinquini per rimodificarmelo. Una domanda, ma la richiesta di La quella modifica. richiesta, aspetta, ve lo faccio vedere, così già ci siamo, così la vediamo tutte. Allora. Però vedo che è accolta, Jacopo, quindi è No, vi totale. faccio vedere. Vabbè. Aspetta. No, appunto per quello, volevo capire. Oggi è un problema. Allora, è la 150. C'è Allora. pieno di raffreddori a giro. Allora. Ma se toccava a me era uguale. Mangia del miele. Mangia del miele. Allora. Quindi No, la è il fa. È contrario. È qui, contrario, vedete? Antonella. Scusate, l'ho detta al contrario. Allora va bene quella sopra, ma non va bene quella sotto. Quella sotto me l'ha ampliata qui sul davanti, capito? Sì, me la voglio vedere bene questa qui, però. Allora, guardate questa. E infatti è per quello. Ve la posso fare vedere quando ho la Ma cartografia poi a che gli mano? dà tutta quella parte lì? È enorme il terreno, quindi si mette Ma io in vista. vorrei. Si può guardare quando c'ho la No, cartografia scusa qui? Antonella, Dimmi, ma dimmi. non perdiamo del tempo. Se al di là che Fabrizio abbia sbagliato o non Sì, sbagliato a va bene. disegnarla, no? Sì, sì. Diciamo il concetto è chiaro.
lui chiede che questo bel pezzo di H1 finisca insieme alla casa. B2 e noi Bene, gliel'abbiamo data. è E noi chiarissimo. Quindi gliel'abbiamo data. Riccardo Giugni e noi gliela diamo, diciamo, l'ufficio propone di dargliela. Ok, Riccardo sì. dice, giustamente, è un bel pezzo, l'andiamo a vedere, andiamola a Andiamo a vedere, se vedere. c'è qualche problema almeno lo segnaliamo subito. Va Siamo d'accordo, bene, commissione? ok. Andiamo. Ok, aspettate, dovete dove siamo. Poi dopo il disegno giusto lo fate voi, no? Ci Va mancherebbe. bene? Ok. Allora, siamo su in cima. Fatta questa, se si può interrompere 5 minuti prima, mi fate un favore. Sì, Sì, va magari. bene, va bene. Ho chiesto ad aprire questa osservazione perché, cioè di approfondire perché non l'avevo capito anche da come presentata l'osservazione. Chiesto Allora, io. questa è l'osservazione e gli si dà questo pezzo qua che c'ha le piscine. Ah, vabbè. Eccolo qua. Ma cos'è la piscina della casa? Sì, sembrerebbe la piscina della casa. Vedi, si dà questo pezzo qua. Ok? Però quello che è sbagliato è che, vedi, è finito Sì, troppo. chiaro, lì non c'entra nulla. Ok? Qui non va bene, Quindi capito? bisogna di andarla a vedere più nel dettaglio. Io credo che sia Me la chiaro. fate? Eh? Eccola qui. La vedi, Riccardo? Va con l'omino, Antonella? Boh, ora guardiamo, eh. Provi là dentro. Non lo so perché sei lontana dal. Boh, ci proviamo, eh. Siamo qui. Qui siamo. Sei a Misciano, sei. A Siamo a Misciano? Misciano. Sì, a Misciano davanti alla stradina che rientra dentro e va il gruppo di case che ti posso dire. All'inizio della salita che c'è quel gruppo di case che va verso il colletto. Ci provo ad andare, ma non lo so se mi ci va l'omino. Graziano, Oh, dilla, dilla. ma è la piscina della casa? Sì, qua lì sì. E allora, dai. È giusto così. Sì, in commissione. C'è una fotografia che chiarisce la faccenda Sì, io, nell'osservazione. nell'osservazione sì, vero. Aspetta, ve la faccio Cioè, vedere. vista ora, eccola. Eccola qui. Eccola qui. Eccola. Capito, Questa qui è la recinzione che lui ci chiede di inserire dentro. Eccola qui, Riccardo, capisci? dai, pacifica. Mi hanno telefonato, ora non avevo capito. Qual è questa la recinzione che ci chiedono di Allora, inserire? questa è la piscina che mettiamo dentro la Certo, zona, no? giusto. E questa, vedi, è la recinzione. È Ah, giusta, dai. vabbè. Sì, sono d'accordo. Allora, Va ok, bene? sì. Ok, Sì. perfetto. Ok, allora siamo arrivati alla 150 foto, ok? Sì. Bene, ci si vede mercoledì alle 3. Ok, grazie, buona serata a tutti.